iscrivere al canale I Bianco Rossi su YouTube, perché se no combatta po gli mangazza e bello non è. Forza, vecchio, cuore, bianco rosso, forza, vecchio, cuore, bianco rosso. Da questi gradoni gridare lo voglio, Teramo, calcio d'Abruzzo l'orgoglio, antica interamnia colonia fiorente, nel DNA sì di tutta la gente che vive, che ama, che lotta, che crede, passione che fa, bianco rossa la fede. Noi siamo il Teramo, sulle mani combatte, noi siamo il Teramo, che sti fa di a cantare, noi siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la dette l'undiava, la termenze passa, disse l'undiava, la capri e luce, io lo zambine e tu lo petucce, insieme con me facciamolo, 13 era il 15 luglio, 19-13, giurai amore a questi colori, lu bianca e lu rosce, mascalla e lu cuore, guardala bene la maglia che indosso, perché il mio destino è bianco rosso. Noi siamo il Teramo, sulle mani combatte, noi siamo il Teramo, che si fa riattangare, noi siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la dette l'udiava, la termenze passa. Noi siamo il Teramo, sulle mani combatte, noi siamo il Teramo, che si fa di a cantare, noi siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la dette l'udiava, la termenze passa. Come una vecchia canzone d'amore col cuore cantavano sempre gli ultra. Non mi ricordo le vere parole, ma faceva tipo la 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 la. La voglio di nuovo cantare, racconti epici dal comunale, modi diversi di amare e lottare, per questo Teramo allo parlare. Siamo il Teramo, sulle mani combatte, siamo il Teramo, noi siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la dette l'udiava, la termenze passa. Siamo il Teramo, tu le mani combatte, siamo il Teramo, che sti fa di a cantare. Noi siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la dette l'udiava, la termenze passa. Eli scrippelle, ngheli mazzarelle, chitarra, pallotte, 200 rustelle, sti uno da stadio per ogni momento, 100%, 6400. Noi siamo il Teramo, sulle mani combatte, noi siamo il Teramo, che sti fa di a cantare. Noi siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la dette l'udiava, la termenze passa. Siamo il Teramo, sulle mani combatte, noi siamo il Teramo, che sti fa di a cantare. Noi siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la dette l'udiava, la termenze passa. Siamo il Teramo, sulle mani combatte, noi siamo il Teramo, che sti fa di a cantare. Noi siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la dette l'udiava, la termenze passa. Forza, vecchio, cuore, bianco rosso. Forza, vecchio, cuore, bianco rosso. Hey! Combà, lo sai che ti affamo tu? Ti devi iscrivere al canale I Bianco Rossi su YouTube, perché se no combatta po gli mangazza e bello non è. Grido.
Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati. Appuntamento numero 123 via web con Biancorossi, la trasmissione dedicata al cammino del campionato, ma non solo del Teramo Calcio, del Città di Teramo 1913, 228 in totale. Non ci fermiamo neanche quando si ferma il campionato, almeno questo lunedì volevamo essere in onda per fare un po' il punto della situazione prima del rush finale. Ve lo dico già subito, ci fermeremo lunedì prossimo perché è giorno di Pasquetta, quindi fermo anche il campionato, quindi ne approfittiamo anche noi per fermarci per una settimana, però ritorneremo naturalmente come sempre lunedì successivo, e cioè lunedì 8 aprile, sempre alle ore 20 e 30. Una puntata particolare quella di questa sera, perché a bocce ferme cerchiamo un po' di fare il bilancio di questa grossa fetta di annata che è già in archivio, però soprattutto ci proiettiamo al mese successivo, a quello di aprile, che deciderà tante cose: chi vincerà la Coppa Italia, chi vincerà il campionato in tutte e due le competizioni, e in corsa ancora il Città di Teramo 1913. Quindi cercheremo di fare un punto prima del rush finale di questa stagione, un mese di aprile che vedrà in campo in tante occasioni il Teramo al ritmo di mercoledì domenica, poi vedremo anche un po' il quadro e tutti gli impegni del Teramo. Ma non solo, ci focalizzeremo un po' su tutti i temi, anche perché, ve lo dico subito, abbiamo l'ospite giusto per farlo, cioè il direttore sportivo del Città di Teramo 1913, Paolo D'Ercole, che tra poco vi andrò a presentare. A proposito, visto che abbiamo il direttore sportivo, se volete porgere domande, curiosità, cosa da scrivere proprio al direttore sportivo, vi ricordo sempre la chat per poter interagire con noi, che è accanto alla diretta sul nostro canale YouTube. A proposito, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale YouTube, perché è il modo migliore per restare sempre aggiornati su di noi, sulla nostra programmazione, ma soprattutto sul cammino del Città di Teramo 1913, perché oramai pubblichiamo quasi giornalmente contenuti che riguardano proprio la società biancorossa. Quindi se volete lasciare messaggi e domande per il direttore, lo potete fare già da ora tranquillamente nei commenti alla diretta, proprio sul canale YouTube Biancorossi. Accanto alla diretta c'è una chat e lì potete mettere i vostri messaggi e le vostre domande. Noi poi le andremo a leggere nel corso della puntata. I temi li abbiamo detti più o meno quali sono. L'ospite principale già ve l'abbiamo detto, quindi a questo punto non possiamo andare che innanzitutto a presentarlo, l'ospite che vi ho appena annunciato, cioè il direttore sportivo della Città di Teramo 1913, Paolo D'Ercole. Buonasera direttore, ben rivisto e bentornato. Buonasera a tutti, buonasera agli spettatori. Allora, poi naturalmente il resto degli ospiti fanno parte della squadra di Biancorossi, gli opinionisti Biancorossi. Parto da Umberto Sorgentone. Buonasera Umberto e ben ritrovato. Buonasera Andrea, buonasera direttore, buonasera anticipato anche a Mimmo e a Marco che staranno con noi come sempre. E infatti vado subito a presentare Mister Izzotti. Buonasera Mister, ben ritrovato. Ciao Andrea, ciao Paolo e ciao Umberto e poi e naturalmente ritroviamo Marco. il nostro Ciao a Marco tutti. Marco, buonasera. Chissà Buonasera a chi la faremo la vignetta stasera. A chi lo faremo? Te lo chiedo subito a te in apertura, così poi ti metto Anti-ospiti, no? Naturalmente l'ospite del Teramo, Paolo, però non è una caricatura, è una cosa che potrebbe far piacere anche a molti tifosi teramani. Vediamo, un po' stuzzichi la è. nostra curiosità, stuzzichi la nostra curiosità. C'entra Paolo, però c'è anche un'altra dimensione. Sì. Non devo usare pomate, vero? Non devi? Usare pomate, no, niente, no. No. Comunque, Andrea, lasciami dire una cosa che estrapola dalla trasmissione. Volevo solo dare una notizia: che le gigantografie finalmente sono state riposizionate al Parco Sì. della Scienza. E quindi non Bene. ho una documentazione fotografica, però te la farò avere presto e così la Hanno trovato diremo. una collocazione Hanno finalmente. trovato una collocazione al Parco della Scienza, Allo quindi stadio no, una bella notizia per Marco, dico allo allo stadio stadio. no, non Quando c'entrano cambierà niente. gestione, riporteremo giù. Allora, permettetemi anche di ricordare che innanzitutto la consegna della virtuale della vignetta, l'esposizione della vignetta di Marco Paci sarà intorno alle ore 22:25 circa. Prima, intorno alle ore 22:15, tornerà naturalmente il Pretuziano con le sue controinterviste, che saranno delle controinterviste molto particolari, diciamo interattive. Non vi anticipo nulla, poi insomma le andremo a vedere insieme intorno alle ore 22:15, una nuova iniziativa del Pretuziano. Vediamo un po' che cosa
ci uscirà fuori, insomma andremo a vedere intorno alle ore 22:15, così come ricordo in chiusura prima della sigla alle ore 22:30 circa la Barcord, visto che si giocherà Paternò-Teramo in Coppa Italia il prossimo 3 aprile in Sicilia, andremo a rivedere le due sfide giocate dal Teramo al Falcone Borsellino di Paternò, la prima nel 2002 esattamente, avevo annotato la data, 13 ottobre 2002, e la seconda l'8 febbraio 2004, il Teramo infatti incontrò il Paternò nelle due stagioni 2002-2003, 2003-2004. Nella 2002-2003 a Paternò si giocò all'andata, nella stagione 2004 al ritorno, quindi a febbraio, entrambe finirono 0-0, un risultato che potremmo tranquillamente riproporre anche il 3 aprile, cioè andrebbe benissimo anche il 3 di aprile come risultato, non c'è 2 senza 3, chi lo sa, insomma. Furono due battaglie comunque, già lo dico al direttore, rivedremo le immagini della parte finale, insomma. Queste due partite che terminarono 0-0 in Sicilia tra Paternò e Teramo. Bene, detto questo possiamo cominciare a entrare nei temi della trasmissione. Io vi saluto, ci sentiamo dopo. Mettiti al lavoro allora Marco, ti metti in bassa frequenza così puoi lavorare in tranquillità. A più tardi, ciao Marco. A dopo, ciao. Ciao. Allora, direi di partire innanzitutto con un... lo possiamo fare, insomma, quando manca un mese prima della sosta pasquale, a bocce ferme, un bilancio di quest'annata fino ad oggi, fino alla fine del mese di marzo, di Paolo D'Ercole. Il bilancio 2023-24 di questa stagione sportiva o in generale di questi due anni? Di questo che anno, di quest'annata, anche se tu giustamente potresti farla anche su due anni. No, l'anno scorso l'abbiamo già fatta. Io penso che si può solo che essere contenti, felici tutti, io in primis, ma lo saranno sicuramente i tanti teramani, il presidente che è primo tifoso di ogni società, i ragazzi. Molti sono teramani, quindi chi più di loro può essere contento, però in questo momento non possiamo fare bilanci, perché i bilanci si fanno poi quando ci sono già i risultati. E... risultati definitivi, insomma, risultati definitivi. Uno c'è la Coppa Italia regionale, quello già c'è, insomma, come primo piccolo risultato. Ad oggi ti direi 9 e mezzo, sono contento, in attesa della fine del campionato, per darti il voto finale. Io vorrei sentire anche Mister Izzotti e Umberto Sorgentone, se hanno le loro idee intanto sull'andamento di questo campionato del Teramo, ad oggi, mettendo un punto alla data di oggi, 25 di marzo, poi dopo naturalmente il vero bilancio si farà a fine aprile, tra un mese. Ma guarda, io l'ho detto anche tempo addietro in TV più volte, al Teramo bisogna solo fare i complimenti, perché a mio modo di vedere il campionato è stato vinto anche dalla gestione societaria, visto il valore tecnico di Giulianova che ha dimostrato in quelle partite, lo ripeto l'ennesima volta, poi si può essere d'accordo o meno, che sono due squadre forti entrambi, ma comunque il Teramo ha diversi punti in più in questo momento a Giulianova, e a mio modo di vedere la differenza l'ha fatta la gestione societaria, perché in tanti momenti il Teramo ha dimostrato equilibrio, ha dimostrato una gestione intelligente, non ha fatto uscire fuori spifferi di nessun genere, nemmeno all'indomani di una sconfitta come quella pesante di Giulianova che poteva lasciare il segno. Quindi i complimenti sono dovuti a tutti, al direttore generale, al direttore sportivo, al presidente, alla società, a tutti quanti, perché poi credo che in piazze importanti come Teramo, San Benedetto e altre occorre tanto equilibrio all'interno della società. Io colgo l'occasione per fare una domanda al volo al direttore, visto appunto questi ottimi risultati, cosa secondo te si può incrementare, ma cosa comunque potrebbe distruggere questo bel giocattolo che si è costruito? Guarda, secondo me questo giocattolo lo si può distruggere soltanto nel momento in cui cambiamo il modo di vedere come abbiamo approcciato questi due anni, non dico soltanto quest'anno, anche l'anno scorso, quest'anno ancora di più, cioè aver ragionato giorno per giorno, settimana per settimana, con umiltà, non ci siamo mai messi al di sopra di nessuno, sapevamo delle difficoltà di partire un pochettino più tardi rispetto agli altri, e soprattutto se si pensa di essere già arrivati, se si pensa che l'obiettivo nostro è stato raggiunto,
io l'ho detto tempo fa, qual è il mio obiettivo, quindi non voglio essere anche ripetitivo, quindi chi mi ha ascoltato lo sa. E quello che succederà non lo so, perché non so nemmeno come finirà questo campionato, sarò banale, ma non lo voglio essere fino alla fine. Poi alla fine dell'anno tireremo le somme, però non dobbiamo sbagliare a cambiare quello che siamo stati fino ad oggi. Se pensiamo di essere troppo più forti, se pensiamo di essere troppo più bravi rispetto agli altri, rischiamo di farci male. Siccome penso che nessuno di noi lo farà, io devo essere il primo a non farlo mai, godiamoci quello che stiamo vivendo, poi quello che sarà l'anno prossimo non lo so, perché l'anno prossimo, se dovesse essere il cambio di categoria, parliamo di una categoria che ho visto quest'anno, questo girone, che si è alzata di un livello estremamente alto, seguendo varie partite. Poi ieri sono andato a vedere un'altra partita in B, il nostro girone, il livello è molto 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 alto, i costi sono estremamente alti, passatemi il termine, anche estremamente eccessivi, però ci sono piazze importanti, perché dovesse salire il Campobasso, tra le tre, poi ancora tutto aperto anche per L'Aquila e San Benedetto, ma dovesse salire una di queste tre, comunque rimarrebbe una delle due. Ci potrebbe essere la Fermana, non sappiamo in che modo, quindi comunque una piazza importante. C'è Chieti, c'è Avezzano, c'è Roma City, se rimane il girone, ce ne sono davvero tante di squadre. E secondo me, ma mi auguro, ma non vorrei passare in maniera sbagliata a Teramo, però per gli abruzzesi che ne potrebbe salire anche tranquillamente Giulianova, se non dovesse essere per questo campionato. Parliamo di un'altra grande piazza, parliamo di un campionato estremamente duro, ma noi non dobbiamo pensare minimamente al prossimo campionato. Questo ve lo chiedo anche a voi, perché noi non ci stiamo pensando, io non ci sto pensando, io sto pensando a mercoledì prossimo, poi dove mercoledì mi preoccuperò della trasferta di Vasto e poi a proseguire tutte quante le altre partite. Posso chiederti, prima di andare da Umberto Sorgentone, visto che parlavi di costi lievitati per una Serie D, secondo te, parlando per linee generali, non parlando di un campionato interno, perché non possiamo parlare di obiettivi in Serie D, anche se mi piacerebbe saperlo, insomma, però non credo che sia il momento ancora per parlare di obiettivi per l'anno prossimo, quali sono attualmente i costi e quali potrebbero essere soprattutto l'anno prossimo i costi per un campionato di salvezza, per un campionato di media-alta classifica e per un campionato a vincere? Da direttore sportivo, un'analisi. Guarda, io penso che qualsiasi risposta ti dovessi dare, secondo me è sbagliata. Ti spiego. Io ho vissuto tre fasi, tre campionati diversi quando sono stato a Notaresco. Il primo anno mi chiesero di salvarci e spendemmo su circa 200.000 euro di squadra, quindi meno di una squadra di eccellenza medio-alta oggi. E siamo stati 24 giornate primi e poi per il Covid è finito tutto, abbiamo fatto secondi. Il secondo anno, spendendo qualcosa di più, abbiamo fatto sempre secondi. Il terzo anno, spendendo di più dei primi due anni, ci siamo salvati matematicamente all'ultima giornata. Quindi, però parliamo di costi che non sono a livello di quelli di quest'anno, però erano quelli costi che c'erano nella media in giro prima, qualcosa di più, qualcosa di meno. Quindi io non penso mai che sia un problema di costi portato. Certo, i soldi ti possono aiutare a dare, prendere un determinato tipo di giocatore, non metterti in gioco con altre società in una trattativa. Nel senso, faccio un esempio, un giocatore vuole 20, tutti gli offrono 20, se tu hai la forza, molte squadre che fanno? Offrono 25-30, prendono il giocatore. Io non la ragiono in quel modo. L'acquisizione di un calciatore, per me il calciatore deve avere il piacere di stare nella tua squadra. Certo, non lo devi sottopagare, però nella media è giusto che lui scelga dove stare. Lì puoi fare la differenza anche in campo. Io quello che vorrei continuare a ricreare, se possibile, è la teramanità, perché secondo me, se ci sono i presupposti a Teramo, di ragazzi teramani,
ovviamente validi, non è che prendi uno a Teramo perché di Teramo sei contento la gente a Teramo, no. Mi verrebbe in mente Alessandro Di Paolo Antonio, per esempio, magari in D, dalla C alla D scenderebbe, per dire, per Teramo. Sì, sì, per Teramo, pure io per l'Inter potrei andare a 500 euro al mese, però dopo la realtà è che con 500 euro al mese non ci mangio. Ma il discorso è un altro, Alessandro ha un costo estremamente importante, ancora ad oggi c'è un mercato estremamente importante. Poi se ci saranno i presupposti non lo so, ma Alessandro può essere un nome come possono essere, certo, tanti altri. Ad oggi non penso che sia. Però intanto, ragazzi, la prima indicazione è che continuerete a puntare sul ritorno di Teramani a Teramo, al di là che sia di Paolo Antonio se o altro, insomma, al di là dei nomi. Se sarà la loro volontà, il loro piacere e le possibilità economiche, tattiche, tecniche, si può fare tutto. A me, se uno è di Teramo, mi fa più piacere che se prendo uno di Milano, ma se quello di Milano è più bravo di quello di Teramo, io devo fare anche il bene della squadra, devo fare il bene dei tifosi. Non sappiamo ancora che cosa vogliamo fare. Il mio pensiero è sempre quello, ma la fortuna è che sono appoggiato dalla società a volere questo. Non è una questione di risparmio di soldi, di pagare vitto, alloggio, non cambia, non è quello che fa la differenza, 20.000 euro all'anno, nel quello ci sposta tutti gli equilibri, e dare quel qualcosa in più, come io vedo che stanno dando questi ragazzi in questi due anni, soprattutto quest'anno, dove abbiamo affrontato, stiamo affrontando un campionato con una spesa giusta, ma a livello di squadre che stanno molto più sotto di noi e molto di meno di squadre che stanno sotto di noi. Quindi possiamo parlare per esempio di un budget speso quest'anno in Eccellenza, per esempio inferiore a Giulianova, insomma, perché Giulianova credo che abbia speso più del Teramo quest'anno, senza fare paralleli, però credo che sia evidente, non faccio i paralleli, però sono questi, però non è che loro hanno fatto male, cioè loro hanno fatto quello che si sentivano di fare, che potevano fare, che hanno voluto fare. Non è che noi non abbiamo fatto perché non potevamo fare, perché abbiamo voluto fare così. Poi c'è anche, ad oggi è andata bene, ma non penso che questi ragazzi siano inferiori ad altri. Bisogna crederci, poi c'è un grande lavoro dello staff tecnico, perché c'è un grandissimo lavoro dello staff tecnico. C'è un grande lavoro, come diceva Mister Izzotti, della società, ma sono straconvinto di questo, ma faccio un plauso io a tutte le persone che collaborano con me o persone con cui io collaboro, perché io non ho persone che lavorano per me, ma io lavoro con tutti, quindi da direttore generale Pauluzzi, che si sente poco, ma è una figura estremamente importante di serenità, ti dà quella serenità che è difficile da trovare quando lavori. E noi lo conosciamo bene, Antonio, sì. Succede bene, soprattutto per il mio ruolo, è stata una persona fondamentale, che mi sopporta, che mi ascolta quando gli sbraito per 20 minuti di seguito al telefono per le mie fisime, però per me sono persone importanti. Il presidente non si è mai inserito in situazioni che non gli competono, è giusto che sappia tutto, ma non ha mai fatto sceneggiate per sconfitte, per pareggi, per gestioni, ha detto sempre la sua, come è giusto che sia. E lo staff tecnico, io che gli posso dire, sono stato io sono felice di aver fatto questa scelta. Sapete tutti che io il primo anno sono arrivato e ho messo come paletto che o era lui o per me non sarei venuto neanche io. Ci ho voluto credere in qualcosa e questa è stata la mia più grande vittoria. La mia più grande vittoria, poi la loro più grande vittoria, accettare quello che io, in concordato con loro, ho fatto sul mercato insieme alla società. E poi ci sono tanti fattori, nel calcio non è soltanto il calciatore, non è soltanto la spesa, ci sono tante variabili per i risultati finali, la fortuna, la sfortuna, gli infortuni, le squalifiche, gli arbitri, gli avversari, ci sono centinaia, potrei parlare per un'ora dicendo quali possono essere le variabili per i risultati. Sicuramente il lavoro può pagare, non è solo quello, però noi quello ce lo mettiamo, questo è sicuro, passione. Allora io vorrei sentire anche Umberto Sorgentore, anche un po' sul tema degli importi spesi dalle varie squadre, insomma in Serie D. Io lo chiedo a un dirigente sportivo, Umberto Sorgentore, magari certo non conosce questi i parametri della Serie D, perché è più abituato diciamo ad altre realtà, però credo
già un'indicazione ce l'ha data Paolo D'Ercole. Il notaresco il primo anno ha speso 250.000 euro, il secondo anno ha speso 200, di più 200, scusami, mi sembrava aver sentito 200, il secondo un po' di più, quindi potrei ipotizzare 300 per esempio, il terzo anno ancora di più, diciamo 400, e parliamo di una squadra che non è certo Campobasso, Chieti, San Benedetto e via dicendo, quindi una squadra di quei, di quel blasone, secondo me spende anche molto di più, vero? No, Andrea, ma i costi della Serie D li conosciamo, noi li conosciamo, i costi medi, poi come diceva il direttore, sono delle volte che tu spendi il giusto e ti va bene, delle volte che spendi, ma in questo vale in tutte le categorie, che spendi di più e ti va male, quello è... sì, il calcio è strano a volte, ma al di là di questo, partendo dalla domanda che hai fatto all'inizio, io direi che Teramo finora ha fatto e sta facendo benissimo, però è chiaro che sta facendo quello che doveva fare, perché il Teramo sia a livello sportivo che societario, pur essendo una società nuova, anche se gente che il calcio ha già masticato parecchio, quindi non novizi, sta facendo quello che deve fare, perché Teramo in eccellenza deve ambire a vincere il campionato e deve essere come società un qualcosa di diverso dalle altre società, perché comunque le altre sono società dilettantistiche, Teramo pur essendo in una categoria dilettantistica è comunque una piazza che esige il professionismo nella gestione, nei modi, e questo il Teramo lo sta facendo perfettamente. Logicamente il direttore dice che non sta pensando alla D, non è vero che non sta pensando alla D, perché il presidente, che non mi sembra uno sprovveduto, ha detto molte volte, ha rimarcato che lui predilige un'organizzazione, una programmazione, l'ha detto molte volte, sono sicurissimo, lui è un imprenditore, quindi è abituato a programmare il suo lavoro, quindi sa quello che deve fare. Io credo che il Teramo, come società, quando si sono insediati il nuovo presidente, abbiamo parlato col direttore generale, col direttore sportivo, non so, col marketing, ma più che altro col direttore generale, direttore sportivo, e abbiamo stilato un programma. Questo programma prevedeva senz'altro vincere il campionato quest'anno. Vincere non significa, ho detto che vinco e allora lo vinco sicuro. Vincere significa che tu fai una squadra per poter vincere, poi se tutto ti va bene, se hai lavorato bene, ci sta quel pizzico di fortuna, perché serve sempre nello sport come nella vita, vinci, e il Teramo questo lo sta facendo, e quindi credo che i programmi siano pienamente rispettati, quelli della società. Poi se dovesse arrivare anche la Coppa Italia, poi penso ne parleremo più tardi, sarebbe un qualcosa in più di molto molto gradito e di prestigio per la società e per il lavoro della società e dei giocatori, dello staff tecnico, però comunque quello che bisogna fare si fa. Tornando alla D, io credo che e questa è anche la domanda, direttore, io credo che il presidente quando è entrato ha stilato un programma, cioè io prendo la società, ho intenzione di restare 3, 5, 10, 20, 100 anni e mi pongo un obiettivo, perché non mi sembra che il presidente sia uno che si accontenti, anche perché a Teramo non è che ti puoi accontentare, perché comunque eri in C, adesso ti sei trovato in promozione, è chiaro che devi tornare su. Quindi io credo che il presidente, anzi sono sicuro che il presidente con lo staff abbia fatto il suo programma e abbia stilato un programma per tornare, credo, in C, magari in un anno, in due anni, in tre anni, non lo so. Io l'unica cosa che chiedo è questo, diciamo, conosco un pochino la piazza Teramana. La piazza Teramana è una piazza molto matura e l'ho dimostrato in passato. Se tu al tifoso Teramano dici noi in due anni andremo in C e poi fai delle squadre mediocri, e giustamente ti fischiano. Se tu invece sei onesto, ripeto, faccio un discorso generale, e dici i programmi sono questi, i costi sono tanti, non vogliamo fare follie, vogliamo arrivarci, non vogliamo arrivarci col fiatone e con i debiti, quindi magari facciamo un programma di due anni, allora il tifoso lo capisce questo e ti supporta anche in quegli eventuali due anni di attesa. Però ecco, direttore, è chiaro che tu, facciamo tutti gli scongiuri del caso, tocchiamo ferro, tocchiamo quello che vogliamo, siamo davanti al traguardo, è come la Ferrari che sta all'ultimo giro e che, salvo rotture del motore dopo 60 giri, insomma, stiamo aspettando solo la bandiera a scacchi a questo punto. Quindi io credo che un pensierino, cioè una programmazione la state già facendo, io credo che sappiate già anche qual è il budget da impiegare il prossimo anno, perché valuterete, magari ci sono, non lo so, 7-8 squadre forti, uno dice vabbè, se ci sono 7-8 squadre forti magari non ha senso quest'anno svenarsi, facciamo una squadra buona che può avere la sua le sue chance, ma non ci
non ci mettiamo la pistola alla testa che dobbiamo vincere per forza. Quindi io penso che il discorso lo state facendo e lo avete fatto, perché lo credo appunto perché conosco la vostra professionalità e la vostra preparazione. Sentiamo il direttore, sentiamo cosa dice Paolo D'Ercole. Allora, tutto giusto quello che ha detto stato. Partiamo da un presupposto. Qualsiasi sia il budget, non ci sarà partita o non ci sarà mai un discorso che verrà fatto dal sottoscritto. Vabbè, però se non vinciamo non fa niente. Quindi, per me, pure se il presidente mi dice 100.000 euro il budget, l'obiettivo è la domenica, vado al campo, io voglio vedere i tre punti. Quindi questo è di concetto quello che io penso. Quello che sarà il budget è una cosa che si vedrà il presidente, ci sarà il direttore generale, ne parleranno con me, io sono diciamo una terza persona in quel caso, perché per fare un budget ci serve anche una risposta di tante cose che voi sapete, ci sono tante situazioni a Teramo per dover fare o poter fare un budget a livello calcistico, perché io posso fare un esempio, tanto sembra la stessa cosa, si parla a Teramo da quando sto qua e lo sento da una vita, è il discorso stadio, un conto è avere una gestione, una situazione, un conto è essere ospiti. Mille esempi, se io sono ospite, ci gioco soltanto come quest'anno, devo pagare il campo e fare allenamento da un'altra parte. Ed è un costo, pagare gli affitti del campo è un altro costo, fare quello è un altro costo, non avere introiti all'interno dello stadio è un altro costo, se tu c'hai lo stadio potresti, in teoria, mettere la sede sociale allo stadio, perché sarebbe una cosa bella avere la sede sociale allo stadio, quindi non avresti una sede sociale fuori, anche se a me dispiacerebbe, nel senso che comunque sto a Teramo, ho la possibilità di comunque di conoscere anche le vie di Teramo e conoscerle un pochino meglio. Ad impararti i parcheggi di Teramo. Appunto, ma adesso sto iniziando a venire col treno, così non ho problemi di parcheggio, perché sennò sclero sempre. E mi piace perché stai all'interno della città, quindi incontri persone, vedi persone, ti fai vedere, vivi la città, che è una cosa bella, però anche quello è un costo, quindi ci sono mille cose che uno valuta prima di fare un budget. Per me la cosa più importante è quanto durerà una società. Per farla durare una società devi pianificare per quello che si vuole fare, non quello che si deve fare per la piazza. Poi domani facciamo 5.000 abbonati e rientra 500.000 di euro e farai una squadra con 1.000.000 di euro. Fai 100 abbonati, fai un altro ragionamento, e entrano sponsor, fai un ragionamento. Queste sono cose che tu vivi. Gestisci direttamente lo stadio, fai un altro ragionamento ancora, perché gestire direttamente lo stadio significa gestire il bar, gestire la pubblicità, gestire gli spazi esterni, sono tante le cose che si gestiscono, non è solo il manterboso, no? Bravissimo, quindi ci sono tante cose. Fare il budget e pensare solo alla mera squadra, secondo me si fa un errore che si riporta il Teramo purtroppo a quello che gli è successo ciclicamente negli anni. Io fossi teramano, mi ci sento perché ci lavoro, ma fossi teramano, dove lo trovi altre persone che vogliono fare questo per il calcio? Questo, ragazzi, sta finendo queste persone, tutti quanti stanno o vendiamo agli americani, pure a Teramo vendiamo tutta l'Italia, come faceva Totò, che è venuto a prendere in treva gli americani, vendiamo tutto agli americani e agli stranieri. Se no, se dobbiamo fare calcio, dobbiamo pensare a fare il calcio. Quindi la teramanità è importante per questo, sviluppare il settore giovanile è importante per questo, cercare di sviluppare una scuola calcio è importante per questo, avere rapporti con le società di settore giovanile, scuola calcio del territorio è fondamentale, quindi riportare la gente allo stadio è fondamentale, ma per fare questo devi portare l'amore verso la squadra, che c'è di uno zoccolo fisso, fantastico, duro, che vedo da anni, purtroppo li stiamo perdendo pezzo, anzi pezzi grossi alla volta, però dobbiamo ricrearlo, quindi ci serve tutto un insieme di fattori per creare un budget e per creare un futuro a questa società. E ribadisco, questo non significa che se dovesse andare come speriamo tutti che vada, che noi partiamo e speriamo ci salviamo. Questo no.
È ovvio che prima per questo, detto, per questo io ti parlavo prima di chiarezza, cioè la società è giusto che faccia quello che ritiene di poter fare, ed è giustissimo, io lo condivido. Ma io non farei mai problemi. Condivido, l'importante è che la piazza sappia. Poi è chiaro, come dici tu, che ogni domenica vai comunque per vincere, solo che se tu hai una squadra con un certo budget sulla carta hai più possibilità che se hai un budget inferiore, ma questo non sto scoprendo l'acqua calda, voglio dire, è chiaro che... Se uomo di sport come mister Andrea, quanti anni è che vediamo situazioni? Non è la spesa quello che ti fa vincere. E basta. E come si spende? Non quanto si spende, ma come si spende? Ma è la costruzione, la gestione da dietro di tutto quanto quello che tu fai, che spendi. Se tu prendi 10 giocatori da 100.000 euro, ma non gli sai dare due paia di calzette, non sai come lavarli, non sai come fare una trasferta, non sai come gestirli, non gli sai dare, che ne so, la palestra, dei servizi, non li sai aiutare in una difficoltà, tu giocatore da 100.000 euro non lo puoi prendere. Cioè i giocatori bisogna prenderli anche in base a quello che si è in grado di gestire. Prendere Cristiano Ronaldo e metterlo da noi non serve a niente, non lo potresti gestire. Quindi può farsi che un giorno possiamo crearcelo questo Cristiano Ronaldo, perché poi noi calciofili siamo abituati a guardare quanto è bello il nome. Poi faccio un esempio, l'altro giorno ho mandato uno screen di un mio messaggio fatto nel 2018-2019, non mi ricordo, che ancora su Zirkzee del Bologna, e disse a degli amici: segnatevi questo nome. Non è che io sono un veggente, a me piaceva, io ho detto: non è segnato questo nome. L'anno scorso in Italia non ho fatto niente, oggi Zirkzee è sotto la bocca di tutti in tutta Europa. Se l'avesse preso l'Inter Zirkzee prima di quest'anno, o il Milan prima di quest'anno, avrebbero detto grande acquisto? No, lo dicono adesso, se lo pagano 50 milioni. E ho capito, signore, ma il calcio non possiamo farlo sempre così. Ci sarà pure qualcuno che ci deve mettere un'idea. È facile fare, tra virgolette, non è neanche facile, non banalizzo mai il lavoro altrui, ci mancherebbe, come fanno invece molti altri. Prendere Neymar, 220 milioni di causa rescissoria, la sa fa pure mio figlio. Va là, scusa, prima è puzzante, fai il bonifico, lo prendi, però dopo Neymar lo devi sapere gestire in quel gruppo. Non è detto che poi vinci, non è detto che poi vinci la Champions perché prendi Neymar, Mbappé e Messi, non la vinca. Ma probabilmente quest'anno con la squadra peggiore, forse nella gestione tutta incasinata, ha un viatico, una strada di Champions che probabilmente la potrà portare in finale, ma quindi vince pure, non lo puoi sapere. Anche sotto Covid, che si è trovato a fare una finale, l'ha persa banalmente, forse poteva anche vincerla. Questi sono temi che sono molto cari anche a Mister Izzotti, credo. Credo che condivida il pensiero di Paolo. No, guarda, io sto ascoltando attentamente tra le righe ciò che dice il direttore, ma no, io vorrei trovare una scucitura per fare una critica, l'ho detto anche in TV spesse volte, ma io al termine non posso dire niente. Anzi, adesso ho proprio la conferma di quello che sempre ho detto. Io Paolo non lo conosco, non so come lavora, non so come è all'interno, ma ha risposto in maniera, secondo me, esaustiva a tanti aspetti. Ti posso assicurare che l'allenatore ne giova, ne paga le conseguenze in positivo. Perché poi non è importante prendere il nome, ma è importante, come ha detto lui, come lo gestisci, come ci parli in settimana, nella difficoltà, come ti muovi. Sono tanti gli aspetti. Poi in piazze importanti come Teramo, come San Benedetto, guardiamo San Benedetto cosa è successo ultimamente. Lì c'è una situazione, è un po' una bomba a orologeria. Il presidente 2 settimane fa ha fatto una dichiarazione pesantissima che, tra virgolette, ha messo un po' a cuocere tutto l'ambiente, e oggi ne pagano le conseguenze. È tornato Lauro, tra virgolette. Però, ripeto, il direttore ha parlato di gestione, a me questo aspetto qui diventa fondamentale. Poi il ragazzo che può non essere di nome, se però lo sai gestire, viene lì con grandissime, fortissime motivazioni, e chi sta dentro lo gestisce in una certa maniera, i risultati arrivano per forza. Io porto un esempio su tutti: mentre il Giulianova prendeva Pera, il direttore prendeva Santi Rocco. Diciamo francamente che veniva da una stagione, mezza stagione a Tolentino, dove io ho degli amici, e non è che fossero così soddisfatti. Lì bisogna credere in quello che si fa e soprattutto poi portarlo a gestire
quotidianamente quella situazione, sapendo che davanti c'era un Dos Santos. Credo che parliamo di calcio e chi magari poi frequenta gli spogliatoi capisce sicuramente ciò che stiamo dicendo. Allora, parliamoci chiaro, la chiudiamo. No, dopo torniamo al direttore, però, Umberto. Sì, sì, la chiudiamo anche questo discorso. Se vuoi vincere 9 su 10 devi avere giocatori, perché io guardo il campionato italiano o gli altri campionati, ogni tanto esce fuori il Verona, esce fuori, ma per il resto vincono sempre quelle che hanno grandi giocatori. È chiaro che la differenza poi la fa una società per come sa gestire il giocatore, perché non tutti sono uguali, quindi ci sta quello che... Diciamo che tra due gruppi forti vince il gruppo più organizzato, però devono essere forti tutti e due gruppi. In campo in campo vanno i giocatori e le partite, io la penso così, da dirigente, quindi vanno... In campo vanno i giocatori, le partite le vincono o lo perdono, o le perdono i giocatori. L'allenatore può dare un X%, una società può dare un X%, ma la società quello che può fare è quello che dice il direttore, pagare gli stipendi, garantire la struttura in base alle categorie, ovviamente la struttura, l'organizzazione, la serenità. Se perdi una partita non devi andare in televisione a spaccare il mondo, magari se devi parlare il direttore entra nello spogliatoio, parla al chiuso, fuori non deve uscire niente, dentro fra uomini si parla e si può dire tutto. La differenza la fa la gestione, la società. Però se tu non hai giocatori, ripeto, in base agli obiettivi che ti poni, perché anche per la salvezza devi avere un certo tipo di giocatori, è chiaro, in base a quello che il programma tu fai la squadra, però la materia prima è sempre il giocatore. In base all'esigenza, all'obiettivo che tu hai, vai a prendere il giocatore, sperando che i calcoli che hai fatto in estate quando fai la squadra ti siano rilevati, siano giusti, perché il calcio è come quando tiri dadi, può uscire 2, può uscire 12, questo non sempre lo sai, non è una scienza esatta, però in genere, in qualsiasi categoria, se tu non hai il giocatore che ti fa la differenza, difficilmente vinci, se vuoi vincere. Torniamo da Paolo D'Ercole. Allora, io sono perfettamente d'accordo con Umberto, perché forse mi sono espresso male. Io non volevo banalizzare sul discorso che ci servono le idee. Arriva Paolo D'Ercole con la bacchetta magica, prende il ragazzino da 100 euro, vince tutto. No, non è così. È vero, ci servono i giocatori forti, noi a Teramo li abbiamo e ne potranno arrivare altri di giocatori bravi, non lo so, non lo sappiamo ancora, vedremo, intanto dobbiamo pensare a finire questo campionato. Però sto dicendo, nel momento in cui non sei pronto per fare determinate cose, devi metterci altro, perché se altro non lo puoi dare, il giocatore forte, non ci fai nulla, se non lo puoi gestire non vincerai mai. Sì che vanno loro in campo, ma dopo loro in campo ci vanno con mille alibi, con mille situazioni che poi tu non sai gestire. Se vi dico proprio francamente, se a me mi dicono ma tutte le altre spendono, perché io lo so le cifre medie di quelle squadre, e vi assicuro che stiamo parlando di più del doppio di quello che mi è stato quell'anno più caro che ho speso quell'anno notare. Quindi parliamo di cifre, secondo me, folli. Parliamo di follia assoluta. Non può essere questo il calcio, non può essere questo il calcio tantistico. Non è questo il mio calcio. Poi domani arriva lo sceicco o il presidente mi dice: c'hai 10 milioni di euro per la squadra. Secondo me, io so pure scarso, gli dico: presidente, fallo fare un altro uno, perché probabilmente io non lo so come fare quello. Sono onesto, lo dico, non sono all'altezza forse di fare quello, ma non perché non lo so fare, perché non è il mio credo di dover fare figurine o fantacalcio. Io penso ci sia il lavoro, c'è il rispetto di un territorio, c'è il rispetto anche di una situazione generica in tutto il paese, ma non è retorica come Miss Italia, la pace del mondo. No, però non è che si possono buttare i soldi così dalla finestra senza un senso nel mondo del calcio. Io sai che penso, però, direttore, io sai che penso che quando sentivamo qui dire che legittimamente, che Giuliano era più forte del Teramo, che la Rosa, e tu guardavi le classifiche e vedevi che stavi 5 punti avanti, io penso che tu, sei una persona educata, non lo faresti mai davanti a una cam, ma dentro di te ti facevi delle grasse risate, penso. Ma non ce lo puoi dire, ma te le facevi due risate. No, io ti posso dire, io quello che qualcosa potrò dire, spero di dirlo, lo dirò a fine anno, ma non è
una polemica, credimi, verso nessuno, credetemi, ma veramente verso nessuno. Io sono abituato a parlare e a criticare anche troppo me stesso. Se dagli altri, soprattutto chi fa il mio lavoro, sinceramente non l'accetto tanto, perché io penso che prima di criticare, se facciamo il bar, va bene, facciamo il tifoso al bar, ok, anche io lo faccio, se devo fare il bar, ok. Se si parla davanti a delle telecamere, quindi a livello pubblico, lo posso sentire 10, 100, 1000, 100.000 persone, bisogna poi avere, passatemi il termine, le palle di confermarlo poi dopo, posteriori. Perché prima, io parlo sempre prima, io ho detto che sono venuto qui a Teramo per vincere, punto. Non ho mai detto, ma non perché voglio arrivare all'Inter, perché voglio vincere a Teramo. Questo significa che vinco, ma questo è un obiettivo. Io il mio lavoro lo faccio, lo sbaglio, lo azzecco qualche volta, ma non giudico quello altrui. Non l'ho mai fatto e mai lo farò. Se qualcuno lo fa, poi deve avere le palle di dire che l'ha detto. E di dire forse ho sbagliato. Questo è il concetto. Io non mi paragono a Giulianova. Mi è stato detto all'inizio dell'anno, perché Giulianova, a me di Giulianova non me ne frega niente. Ma proprio niente. Ma non perché ce l'ho con Giulianova. Perché io devo pensare a Teramo, non posso pensare a Giulianova. Questo è stato un discorso che ho fatto alla squadra dove abbiamo giocato in Coppa, la prima di Coppa? 20-21. 20 di agosto, qualcosa del genere. 22-23 agosto. Questo è il discorso che ho fatto alla squadra. Questo è un messaggio che stava passando per tutta la città. Ma quello c'ha quello, quello per quell'altro. A me non me ne frega niente. Se uno si sente inferiore, sai cosa penso io? Se un giocatore mio si sente inferiore a uno di un'altra squadra, che ho sbagliato a prendere io il giocatore mio. Non che non ho preso quello dell'altra squadra. Perché nessuno dei miei ragazzi deve sentire inferiore a nessuno. Quindi già lì parti con un punto di vantaggio. Poi vediamo come va a finire. Chi l'ha mai detto? Io ho detto che Giulianova ha sbagliato a spendere, ha sbagliato a prendere. È una squadra forte. E lo ribadisco. Ma come lo siamo? Noi. Mi è stato detto all'inizio dell'anno che questa rosa è una rosa corta, non ci sta quello, non ci sta quell'altro. E poi mi si dice, oh però... Oses non è male, oh però Mastarotti, oh però Mercato, oh però Sandy Rock, oh però Manzano, poi ci abbiamo quello, poi oh ma Salmentieri, e poi Cangemi, poi Cipolletti, poi ci abbiamo Alfonso Pepe, poi ci abbiamo... Ragazzi, cioè, ma chi l'ha detto che non è forte? Chi l'ha detto? Il curriculum? Ma diretto, io sono non stato uno... Non so gli altri. Non so gli altri, che io personalmente non ho mai creduto che la rosa del Teramo fosse inferiore, l'ho sempre detto, perché poi no, la classifica. Io l'ho sentito, non sto dicendo a te, ma tanto... No, ma lo so che lo stai dicendo a me, ma lo rimarcavo perché pure io passavo per Marziano, perché ero l'unico, uno dei pochi che diceva... In questa trasmissione mi è stato detto, no, perché bisogna... Io ripeto, non lo so come finisce il campionato, ma sta sotto gli occhi di tutti che penso che non è che abbiamo fatto così tanti danni. Ok? Sono ragazzi volenterosi che sono cresciuti tantissimo e che se io li ho scelti, anche qualche baffa dal mio allenatore l'ho preso, Voi pensate che tutto è fiore, qualche baffa dal mio allenatore l'ho preso. Diciamo, cavolo, ti ho detto, ma quello è... Devo occupare. Ma sai perché il mio non ti preoccupare qual era? È perché so a chi lo mettere in mano, quel giocatore. Allora lì, io ho la serenità. Ok, questo è il mio, è la differenza mia forse con gli altri, che uno non pensa. Questo insieme è che io sapevo che certamente oggi è facile, stai primo e parli così. No, ma io questo ve l'ho detto, correggetemi se sbaglio, ve l'ho detto a agosto, ve l'ho detto a settembre, la prima volta che sono venuto. Io credo in questo gruppo, ciecamente, e lo ha dimostrato che a dicembre è andato via un solo giocatore, mi dispiace, perché ha fatto una scelta che sua personale, che adesso sta rivelando giusta per lui, perché sta facendo bene, che è Matteo Sorrini. Abbiamo tolto un giocatore perché è stata fatta una sua richiesta, perché voleva trovare più spazio, e l'abbiamo sostituito con tre ragazzi che sono Lanzan, che ha vinto tanto quanti campionati ed è giovane, Salmendieri 2003 e Santi Rocco 99, punto, che ha vinto un campionato l'anno scorso, che quest'anno con il mister non ha iniziato benissimo. Io conoscevo già le sue qualità,
ma sono umane le qualità, la prima cosa che ho scelto è stato quello, ma di tutti e tre ragazzi, ma di tutti quanti che ho preso, dal più matto al meno matto, ma so che nella loro follia il cuore che hanno, poi devono essere bravi noi a gestirlo, fortunati noi a gestire questa cosa, ma non ve lo sto dicendo adesso che siamo primi. Se andate a rivedere le precedenti puntate che ci sono stato, che è stato il sottoscritto, io non ho mai avuto un dubbio su questi ragazzi. Poi si vince, si perde, quello non lo posso promettere, ho sempre detto, certo. Paolo, innanzitutto nel ringraziare tutti coloro i quali ci stanno scrivendo, perché ce ne sono veramente tanti, tra poco andremo anche alla lettura dei messaggi, perché ci sono tante curiosità e tante domande anche per te da parte dei nostri web spettatori, ed è giusto dare spazio, diciamo, anche a loro. Per chiudere questa prima parte, che era un po' di bilancio, di costruzione del gruppo, insomma, di quello che è successo fino ad ora, prima di proiettarci invece a quello che succederà da oggi in poi, diciamo, nell'ultimo mese di campionato, ti volevo chiedere, tu prima hai parlato anche un po' di gestione. Quest'anno a Teramo sono stati pochi momenti difficili, parliamo anche perché ci sono state anche poche sconfitte, possiamo parlare della prima sconfitta di Coppa Italia con la Folgore Curi, la sconfitta con la Renato Curi Angolana e la sconfitta di Giulianova. Come avete gestito questi tre momenti? Forse tra i tre quello più difficile da gestire è stato quello di Giulianova, dimmi tu, insomma, come l'avete gestiti questi momenti? No, il momento più difficile, l'ho detto prima, è stato dopo la folgore della prima parte di Coppa Italia. Ecco, perché l'avevo messa nelle tre. Che io, è una sensazione che io avevo da prima della partita e che ho voluto ribadire, sono cose mie con la squadra, con i ragazzi. E poi ho parlato, e qui l'avvocato mi ha criticato, ho parlato dopo la sconfitta con l'Angolana. Scherzo, avvocato. Avevo usato un termine che giustamente Andrea e Giussi si sono divertiti a punzecchiare su questo termine, che adesso non mi ricordo su che cosa. No, non lo ricordo io, onestamente, perché sennò io accetto tutto, lo sai. Io accetto sempre tutto. Perché quando si mette davanti bisogna prenderle e darle. Quindi... Ricordo qualcosa, ma non il termine, sinceramente. Qualcosa ricordo, però non il termine. Ha detto: non capisco perché è andata a parlare se non c'è nessun problema. Io non è sì, che forse qualcosa del genere, sì. Qualcosa del genere. Io dovrei fare il contrario. Stiamo vincendo sempre da inizio dell'anno, dall'anno scorso, e ogni volta venivo criticato, tra virgolette, dalle persone che stavano lì allo stadio e mi dicevano: scusi, detto abbiamo vinto, non parli? No, cioè, vanno gli attori protagonisti, che sono ragazzi, mister. Io nel momento del bisogno ci devo essere, non ci devo essere quando si vince. Quando si vince, egoisticamente vi dovrei dire, io ogni vittoria dovrei farmi bello davanti alle telecamere e dire, eh sì, grande squadra, eh sì, lo so, è stato bravissimo, dovrei esaltarmi. Io c'ho un difetto, invece questo non lo faccio mai. Ma non mi interessa, perché per me abbiamo vinto tutti, o vado a parlare io, va a parlare Paoluzio, va a parlare il presidente, va a parlare il mister, va a parlare D'Egidio, va a parlare un'altra. A me non cambia niente. Nei momenti di difficoltà, come ho sempre detto ai ragazzi, io ci sarò sempre. Sempre. Nei momenti belli, davanti al carro, ci stanno loro. Io godo da dietro, non è un problema. Però, nei momenti di difficoltà, mi fa piacere essere lì per la squadra, ma non lo faccio perché voglio essere. Adesso forse ricordo, era dopo la sconfitta con l'Angolana, non con la qualche rumore, dopo la sconfitta con l'Angolana, che non parlarono i giocatori, e Umberto disse: ma come mai non parlano i giocatori? Cioè, dopo una sola sconfitta, insomma, non si può parlare di grossa difficoltà di farci mettere la faccia a un dirigente, qualcosa del genere. Perché io non la vedevo come una tragedia, perché una partita si può perdere, non è una tragedia perdere. È stata una mia volontà, non è stata proprio, non è che la società mi ha detto no, parla tu, non vuole. Io ho detto: posso parlare io? Punto. Ho parlato io perché avevo paura in quel momento io che qualcuno non riuscisse a gestire, a parlare a un ragazzo, non avevi mai perso un'emozione, non lo so,
è stata una forma protettiva nei confronti dei ragazzi. Sì, sì, non adesso è stato... mi ricordo, detto, perché per me la cosa era talmente, tra virgolette, normale, cioè, perché il Teramo alla fin fine perde una partita, sta sempre primo in classifica, può succedere che perdi una partita, cioè non è che tutti perdono una partita, quindi certo, non vedevo il problema, c'è anche il giocatore che viene, sì, il giornalista gli può dire, ha perso una partita, amen, una ne è, cioè voglio dire, no, una ma è stata la può proprio una, è stata proprio una un istinto paterno, protettivo, paterno. Nei confronti dei ragazzi, non li vedevo in quel momento sereni, sbagliando, perché nessuno gli ha fatto mancare la serenità, per poter andare a dire qualcosa. Quindi, poi mi sbaglierò io, probabilmente non era così, però una volta all'anno fammela fare una cavolata. No, ma io non era per criticare, cioè, io adesso poi ho fatto un momento locale anche con Andrea, cioè, per me non era, cioè, non, siccome si era parlato, anche parlando con Andrea, i giornalisti, cioè, Teramo ha perso, è la notizia, no? Cioè, ho detto, visto anche l'isterismo dell'anno scorso per l'unica partita persa, che sono peccato di tutto, vabbè, tu ci capisci perché tu ne sei qualcosa, no? Perché poi no, ma sai perché? No, ma non il direttore, cioè... che forse inconsciamente io ho parlato dopo la partita, perché dopo la sconfitta l'anno scorso con Fontanelle non mi fecero parlare a me e ci fu una polemica di 2 settimane perché sbagliarono tutti, sottolineo, tutti a comunicare. Quindi forse inconsciamente io ho detto, stavolta non posso sbagliare, mo ci devo andare io. Forse che sbagliavo io, mi prendevo la colpa da solo, sbagliavo io, mi prendevo io la colpa. Lì c'è nata una letteratura, io per fortuna, il direttore, io fortuna c'ero, è uscito fuori tante cose, io so che l'unico che è uscito bagnato lo spogliatoio per mettere pace, stavo io e il mister Pomante, sono stato io che ero tutto bagnato, avete visto, quindi per cercare di per dire, però ripeto, io là non ci vedevo una, ecco, forse se devo andare a vedere, forse la partita con Giulianova riguardo alla piazza, anche i messaggi che sono arrivati qui, direttore, dopo la partita sembrava pure lì, io personalmente non ci ho visto nulla di strano, al di là di una sconfitta che è stata meritata, è una vittoria meritata del Giulianova, bisogna ammettere quello che è, io non vedevo tutta questa tragedia, perché leggendo qui abbiamo letto che i giocatori non andavano d'accordo con l'allenatore, che i giocatori erano cotti, sì, che la rosa quando sono arrivati, noi avevamo ospite il mister subito dopo Giulianova, tra l'altro, esatto, io arrivai un po' più tardi lì, perché avevo qualche impegno, arrivai un po' più tardi e dissi, mister, lo so che ti hanno detto, ma per me non è successo niente, cioè, voglio dire, cioè, non mi ha fatto piacere perdere il derby, però sono sempre primo in classifica, comunque alla fin fine ci può stare, se una squadra mette tutte le energie in una partita invece che su 38 va bene pure, ognuno fa le scelte che vuole, l'Interno ha fatto una scelta su un campionato, forse all'altra parte allora, ha fatto una scelta così, su una partita contro di loro, se tu sapessi quanto sto contento prima io. Di andare ai messaggi, perché ce ne sono veramente tanti, voltiamo pagina, andiamo al mese di aprile, a quello che succederà, intanto ho il quadro degli impegni da far vedere, che già avevamo fatto vedere tra l'altro anche lunedì scorso, perché tra l'altro è un quadro abbastanza impegnativo con tante partite ravvicinate. Noi l'abbiamo denominato il mese di aprile del Teramo, eccolo qui, lo vediamo insieme. Eccolo qui, il pullman sono le trasferte e la casetta è quando si gioca al Bonolis in casa. Quindi 5 trasferte e 2 in casa, 5 di cui 4 certe trasferte. Si parte mercoledì 3 aprile con la gara di Paternò, Coppa Italia, semifinale di ritorno. Domenica 7 si va a Vasto per la partita di campionato contro la Vastese, poi mercoledì 10 il recupero contro l'Angolana, domenica 14 campionato a Spoltore, mercoledì 17 l'eventuale finale di Coppa Italia a Firenze, domenica 21 aprile Teramo Capistrelle, domenica 28 aprile Virtus Cupello Teramo. Praticamente in 25 giorni potrebbe giocare ben 7 volte il Teramo. Quindi è un ritmo forsennato, potrebbe avere di sfide. Come vi siete organizzati, direttore, per questo vero e proprio tour de force che vi aspetta per il mese di aprile? Intanto andiamo a Paternò, poi vediamo. un passo alla volta. Paternò è più di un passo, non sta mica dietro l'angolo Paternò. È Paterno di Campli, è Paternò. No, facciamo finta che sbagliamo strade, ci fermiamo a Paternò di Campi, ma ci stiamo organizzando bene come facciamo sempre, adesso pensiamo a allenarci bene,
a recuperare un po' di energie, a mettere benzina per questo rush che sarà lungo, tenuante, a prescindere se ci sarà o meno la finale del 17, che tra l'altro qualcuno dice che addirittura l'hanno spostato forse al 2 maggio. Ai primi di maggio, così si disse il direttore dell'area tecnica del Paternò lunedì scorso, sì, però nulla di ufficiale. Sì, però poco cambia. Certo, a noi probabilmente se ci va, dovessimo arrivare contenti, farsi che ci potremmo godere Firenze un po' in tutti i modi. Ma sarà stancante, ma penso che per i ragazzi sarà estremamente stimolante, perché a Paternò come andrete, in pullman o in aereo? È stata già decisa la tabella di viaggio? Stiamo ultimando proprio l'organizzazione per trovare la migliore soluzione possibile. Purtroppo c'è un problema di fondo, stiamo parlando di Pasqua, si gioca sotto Pasqua, quelle sono mete estremamente ambite, gli aerei non ci sono proprio, non esiste, a prescindere dai costi esorbitanti di questo periodo che sinceramente ci si prende una punta, ma per fare una partita, ma a parte questo, che non è quello il concetto, il problema è, il problema è che non c'è logisticamente, ci siamo organizzati per dare più respiro possibile alla squadra, abbiamo pensato anche di vedere di partire il primo, ma non ci sono le strutture, non ci sono i pullman che noi vogliamo, noi partiremo con pullman con la 2 piani con più di 70 posti, il primo non ci sarebbe, poi che fai quando torni che tutti quanti uno sopra l'altro, diventa estremamente complicato. Io penso che questi ragazzi abbiano talmente tanti stimoli dentro. Avete comunque ipotizzato un po' come fece il Paternò all'andata, cioè spezzare il viaggio. Il Paternò si fermò in Campania, a Napoli, credo. Avevamo ipotizzato, ma il problema è che a noi si spezza alla giorno di Pasquetta. Pasquetta, dove vai? Se vuoi andare a mangiare, è un casino, vai a fare le feste con la gente, cioè vai a fare Pasquetta con la gente. Gli hotel stanno pieni, perché comunque non è che ti puoi fermare a Campobasso a spezzare. Cioè, dovresti arrivare almeno alla Lamezia, dovresti arrivare a Reggio Calabria, non lo so, su per giù quella è la zona che ti devi arrivare, puoi arrivare al massimo a 3-4 ore da Catania, non di più. Il problema è che non ci sono i pullman, abbiamo pensato a partire lo stesso giorno con l'aereo, abbiamo pensato andare e tornare in un altro modo, mi è venuto in mente il treno, perché tanti in Serie A lo fanno, ma è proprio complicato il periodo e poi la gestione è complicata, perché voi pensate di andare in aereo, non parte da Pescara, l'aereo parte da Roma, da Pescara parte lunedì, perché abbiamo pensato anche questo, partiamo lunedì da Pescara, torniamo in qualche modo il mercoledì, tu devi, Pescara solamente lunedì sera di Pasquetta, ma non ci sono i voli, partiamo spostati quando ci sono i voli, ma lo avessimo anche ragionato, l'abbiamo anche ragionato, non è che l'abbiamo ragionato, comunque devi prendere un pullman sotto che ti gestisce, non puoi andare con Ryanair, perché signori è un disastro atomico, perché un conto è partire con le persone, quando parti col materiale è capace di una trasferta così ti costa più di materiale che di persone, tra l'altro rischia che ti costa dalle 15 alle 20 mila euro, e uno pensa questa è una cosa normale. Conviene andare a comprare giù le magliette di costo di meno. Ah, sì, assolutamente sì, mi porto niente, vado giù, mi compro la roba e me la riporto, oppure lascio là qualcuno, capite? La vendo al 50% il giorno dopo. Poi devi portare un pullman che ti viene a prendere a Roma e ti riporta a Teramo. Quindi parliamo di migliaia e migliaia di euro che ribadisco, non è stato questo il primo pensiero. Ma comunque lo devi pensare, perché questa è una società, non è che una onlus, questa è una società. Lo devi fare. Ok, certo. Qualche ragionamento di fare. Poi non si può fare, abbiamo pensato di spezzare. Ma spezzi il primo di aprile, cioè il primo aprile è Pasquetta. Non si può fare. Campeggio, le tende, tende, picchetti, il primo prato, mettete le tende, giocate a pallone lì. Noi sappiamo che tutto è, però non cerchiamo pure di evitare di banalizzare, che se si parte
con l'aereo si vince, se si parte 4 giorni prima si vince, se si parte il giorno dopo. Scusami, ma un cambio di data, visto che comunque c'è oggettivamente sia a livello economico ma anche a livello logistico avete una grossa difficoltà, non si poteva chiedere anche a Lega, insomma, di spostare la data per dare la possibilità al Teramo di... Ma non credo che non c'erano altre date, perché il 10 tu poi avresti giocato contro l'angolare, il 17 c'era finale, quindi altre date non c'erano, cioè. Ma così sarà un'odissea per loro, scherzi a parte, perché anche se uno, l'ha detto il direttore, anche se uno per assurdo volesse tagliarsi un dito e spendere tutti quei soldi, neanche ce l'hai, cioè tu vai col pullman, ecco loro. Ma io tra l'altro voglio anche ricordare una cosa, che poi Umberto, voglio ricordare anche una cosa, che poi domenica 7 vai a Vasto, quindi insomma devi vedere anche quando torni da Paternò, che tipo di allenamenti puoi fare. Ma infatti io volevo chiedere al direttore se secondo lui, perché io la settimana scorsa ho detto che secondo me di tutte queste partite, poi come andranno a finire non lo sappiamo, quella che mi preoccupa di più è quella del 7 aprile, perché a parte il fatto che si gioca con una squadra che ha bisogno di punti su un campo che non è proprio adatto alle caratteristiche dei giocatori del Teramo, ma soprattutto perché non so quante ore di pullman, a questo punto parliamo di pullman, avranno i giocatori prima della partita e quanto tempo avrà Pomante per dare una parvenza di preparazione alla partita. No, guarda, l'unica fortuna del ritorno è che comunque il giovedì penso che non ci saremmo allenati a prescindere, quindi torneremmo sul presto del giovedì, quindi ci avrebbero 24-30 ore per riposare. Adesso è ovvio che tutto quello che ci deve essere questo rush finale è quanta fame sia a andarsi a prendere quello che abbiamo davanti. I ragazzi ce l'hanno, sono convinto di questo, quindi non dobbiamo crearci noi in primis all'interno, non voglio usare la parola alibi perché sennò diventa brutto, però io già mi immagino, guarda, sono sincero, guarda, non lo volevo dire, ma io già mi immagino che se dovessimo perdere in Sicilia, la prima cosa si pensa è ma se partivamo con l'aereo vincevamo. Allora io vi chiedo la cortesia, bar dello sport, no, non è così. Vi dico perché l'ho vissuto in prima persona e quindi vi faccio, ma non perché scientificamente non sia giusto riposare un po' di più, non è meglio, no. Io sono andato a Catania con Taresco il giorno prima, noi di loro C, Coppa Italia Serie A Team, siamo andati giù, 14 ore di pullman perché ci si è rotto il pullman per strada, ci si è rotto il pullman e non era un pullman 70 posti, era un pullman da 48 posti. Eravamo 35 persone, 14 ore, 15 ore, Ivan giocava con me, a Notaresco, quindi Ivan lo può confermare. Siamo arrivati alle 11 di sera, abbiamo mangiato, se non mangiavamo era meglio, per quello abbiamo mangiato. Il giorno dopo abbiamo giocato sotto il diluvio, campo distrutto il Massimino, campo che è il doppio di quello che andremo a affrontare del Paternò, sotto il diluvio universale. 120 minuti, abbiamo vinto ai supplementari, siamo ripartiti, 9 ore siamo ripartiti, siamo allenati, domenica contro la prima di campionato a Pineto, contro una squadra che come noi si doveva giocare il campionato, Dost giocava anche lui con me in quell'anno, abbiamo vinto 2-1. C'è una certezza del perché abbiamo vinto? Abbiamo vinto perché siamo partiti col pullman? Se perdavamo, era il pullman. Abbiamo vinto il pullman, non lo ricordavo nessuno, quindi sta tutto nelle motivazioni. Le motivazioni penso che noi ne abbiamo tante, ribadisco, non voglio banalizzare il fatto che 9 ore, 10 ore di pullman è una passeggiata, ma 9 ore, 10 ore di pullman in un pullman che è come un palazzo camminante di 76 posti, 74 posti, non lo so quant'è, 30 persone, penso che non siamo comodissimi. Ma soprattutto dipende tutto da qui, quello che noi ci portiamo. Vedi che vuoi fare perché, Andrea ha già prenotato per due per Firenze per pranzo. Non sappiamo neanche quando si gioca, è impossibile. Noi abbiamo prenotato pranzo e stadio per Firenze, quindi una bella mattina gita a Firenze, una bella bisteccona e poi allo stadio. Quindi vedi che può fare. Quello sì, però io me lo auguro maggiormente perché, ripeto, qui per quello che vi dico io, che sta tutto quanto qui nella testa.
questo non è il nostro, diciamo, obiettivo primario, perché noi pensiamo all'obiettivo primario, pensiamo al campionato, basta, giù ci mandiamo. Ma ci credete voi a questa coppa, al raggiungimento? Siamo in semifinale, noi insomma siamo a un passo, no? Ma noi non c'è una partita che noi non vogliamo vincere, perciò ho detto prima, poi non lo so se lo vinciamo, ma non ce n'è una, il mister è peggio di me, quindi noi vogliamo cercare di arrivarci, ma non è che se andiamo 3 giorni prima vinciamo, se andiamo il giorno prima perdiamo, no, non è così, quindi noi dobbiamo ottenere la soluzione, l'organizzazione migliore di quello che facciamo da inizio dell'anno, ragazzi, con tutti gli errori che avremmo potuto fare, perché non lo so, sicuramente ne abbiamo fatti tanti, ma tutti con la coscienza di non farli questi errori. Gli diamo il massimo che possono avere e glielo diamo tutto. Adesso sta a loro dimostrare di andarsi a prendere quello che loro hanno costruito e seminato. Quindi, poi se ci arriveremo, sarà fantastico, puoi andarla a vincere. O comunque andarsela a giocare, sarà una grandissima esperienza che loro potranno raccontare, io potrò raccontare fra 20 anni, se avrò dei nipoti, ai miei figli e quant'altro, ai miei amici, quando starò su a criticare quelli che fanno i lavori in mezzo alla strada e dirò perché quando io facevo il direttore, che ero bravissimo, io ho fatto la finale, come fanno in tanti, è tutto importante per tutti quanti noi questa cosa. Poi basta, sarà un'altra partita. Ma noi giovedì non ci alleneremo, perché come abbiamo sempre fatto dopo la Coppa o dopo un'infrasettimanale, ma noi possiamo arrivare anche domenica mattina a Basto. I ragazzi stanno sempre sul pezzo uguale. E sono certo al 1000%. Questo non significa che noi vinceremo sicuro. Ma noi abbiamo degli obiettivi talmente tanto forti, perché uno mi dice, ma l'obiettivo quello si deve salvare. Bene, io devo vincere. Ma mettiamo sul piatto qual è più importante. Loro sono, certo, il loro obiettivo. Il nostro è questo. Quindi giochiamoci la prima parte. A proposito di campionato, prima di andare a leggere i messaggi, perché ce ne sono veramente tanti, quindi vorrei dare anche spazio ai nostri web spettatori, spostiamo un po' i fari sul campionato, perché abbiamo parlato di questo impegno di Coppa, come si sta organizzando il Teramo, gli obiettivi per questa Coppa. Torniamo però sul campionato, perché mancano 4 giornate, il Teramo ha ancora 5 partite, le abbiamo viste in quella grafica, però adesso andiamo a vedere un'ulteriore grafica che riguarda il cammino fino alla fine del Teramo, in parallelo con l'unica squadra che può ancora impensierire il Teramo, perché matematicamente sono soltanto 2 squadre ancora in lotta per il primo posto, per quello che dice fino ad ora ancora la matematica. Noi l'abbiamo denominato il cammino verso la Serie D, eccolo qui, lo vediamo insieme, eccolo qui, lo blocco. Allora, sulla sinistra naturalmente c'è la classifica con i punti, così è anche più facile vedere le avversarie delle 2 squadre. Poi la colonna centrale indica le date, poi accanto c'è la colonna che riguarda il Teramo, che ha 75 punti, sempre pullman per le gare in trasferta e casetta per le gare in casa, quindi il cammino del Teramo dall'alto verso il basso. E l'ultima colonna, quella di destra, invece il cammino del Giulianova, che ha 70 punti e che naturalmente ha una gara in meno rispetto alla Teramo. Intanto parto da Mister Izzotti. Vedendo questo calendario a confronto, come vede, insomma, questo cammino verso la fine? Mister Izzotti. Ma innanzitutto volevo tornare un attimino indietro e dico, e penso che il direttore non abbia parlato con noi, ma ha parlato con i suoi giocatori, anche sfruttando la televisione, perché è stato molto diretto. È stato diretto con la squadra. Tanto sì, lui si è relazionato con la squadra. Ha fatto un appello video alla squadra. Sicuramente sì, o meglio, non ha perso l'occasione, perché poi la prima domanda che gli ho fatto, quando gli ho chiesto appunto cosa potrebbe fermare questa crescita, lui è tornato su quell'intervista che fece a Città Sant'Angelo e ci ha messo la faccia, come è giusto che una persona debba fare, perché poi in piazze come Teramo certe situazioni mediatiche, la comunicazione sbagliata può innescare un meccanismo non indifferente. Ma io ti posso rispondere più da allenatore in questo caso che da dirigente. Ti dico solo che da allenatore penserei, come ha detto il direttore, sicuramente alla partita di Paternò e poi mi concentrerei con la Vastese. Io non credo, tra virgolette, al tour de force. Mettere tutti insieme questa situazione può sembrare una cosa assurda, ma le partite poi vanno affrontate una per volta, come giustamente ha detto lui, e colgo l'occasione per fargli di nuovo una domanda. Ma in virtù di come parli, io ti do del tu, Paolo, in virtù di come parli,
perché cosa ti ha convinto a scegliere l'allenatore Pomante? Allora, Marco, io ho avuto la fortuna di averlo anche per sbaglio a Notaresco un anno, l'anno che ci avevamo funzionato. Per sbaglio vi spiego perché. Perché quando arrivai, Marco fu preso da De Angelis, che era fino a quel momento il direttore, poi andando a Campobasso e lasciò il posto vacante. E la prima cosa che mi venne detta, siccome l'ha preso De Angelis, per me può andare, si può anche togliere. Io invece feci tutto il contrario, non ricordo ancora, sono passati 6 anni se non sbaglio, chiamai Marco e gli chiesi se lui avesse voglia di giocare per la mia squadra, perché in quel momento era la mia squadra, non c'era più chi l'aveva portato, avesse ancora voglia di giocare, perché avevo sentito che probabilmente voleva iniziare ad allenare, addirittura si vociferava l'anno prima di fare il secondo al mio allenatore a Francavilla, l'anno prima, così mi dicevano, e lui mi disse che aveva grandi stimoli, aveva voglia, non aveva voglia di smettere perché voleva smettere quando l'avrebbe deciso soltanto lui, lo doveva decidere lui di smettere, e io ho detto assolutamente sì, devi smettere quando tu decidi, non quando qualcuno decide al posto tuo, se no avrai rimpianti per tutta la vita. E fu un'annata fantastica con lui, con Sansovini, con altri ragazzi, ma con tutti, uomini che hanno veramente trascinato una squadra fatta di tanta volontà, che sembrava veramente una squadra fenomenale, ma aveva un cuore immenso, che quando siamo caduti nella trappola del peccare di umiltà, abbiamo fatto la fine che abbiamo fatto. Io anche lì purtroppo non vi sto neanche annoiando, ma feci questo discorso molto prima che succedesse il patatrac. Purtroppo non sempre viene ascoltato, non sempre è facile ascoltare o pensare, cioè a me prendevo per matto quando dicevo che secondo me la squadra più forte, quella più pericolosa era il Campobasso, era a meno 15 da noi, e alla fine col Covid si è stoppato, è arrivato a fare punti nostra e ero convinto che avrebbero vinto loro, infatti dopo l'anno dopo l'hanno vinto, noi abbiamo rifatto secondo un'altra volta. E con Marco poi è continuato un rapporto, lo vidi allenare la sua juniores nazionale a Pineto, proprio contro il Notaresco, quando lui smise, ci fece 4 gol, ma mi fece una grande impressione il fatto che avevo notato che lui è riuscito a dare già un imprinting, fatto, tu mi insegni mister, fatto nei ragazzi più giovani, è ancora più complicato, soprattutto a livello dilettantistico, che sono ragazzi non pronti, soprattutto mentalmente, a sviluppare determinati concetti, e lui, se gli aveva dato questo, ero convinto che qualcosa l'avesse dentro. Poi durante l'anno si fermò per Covid e quant'altro, e dopo andò a allenare la prima squadra. Quando andò a allenare la prima squadra, sostituì Amaulo, io lo chiamai, ma ci sentivamo, comunque ci sentiamo spesso, gli dissi: guarda, mi dispiace, perché avrei preferito che iniziassi un po' più tardi, perché io sono convinto oggi, e loro stavano quasi in zona di retrocessione con determinate partite, diverse partite da recuperare, perché loro erano stati fermi 30 giorni per il Covid, e io sono convinto che farai i playoff e li vincerai, ma sono detto: guarda, speriamo che ci salviamo, perché la situazione è drammatica, perché non ci possiamo mai allenare, dobbiamo giocare ogni 3 giorni. E io ho detto: la cosa che mi fa più paura è che se arriva ai playoff, tu i playoff li vinci contro di noi, contro di me. Guarda, o mi sono portato sfiga da solo, ma in realtà ho perso la finale playoff contro Pineto di Pomante. E poi è rimasto questo rapporto, io ero convinto delle sue qualità. Poi noi siamo come cane e gatto, perché siamo un po' testardi entrambi, però c'è di fondo una grande stima, soprattutto umana, dal punto di vista mio personale, non c'è nessun dubbio, e ho sempre creduto in lui, ha un grandissimo staff, parte se l'è creato, aveva il suo secondo, Vincenzo Vespa, una persona perfetta per quel ruolo, sa stare bene con tutti, sa far stare bene tutti,
preparatore dei portieri era un mio pallino e ha dimostrato in questi 2 anni di fare un lavoro stratosferico con i portieri, che è Gianni Di Giacomo, e il prof, preparatore atletico, Desco Petrarca, che si è fatti professionisti, ma la cosa che mi ha entusiasmato fu una frase che mi disse proprio Francesco, che io conoscevo ai tempi del Pescara, perché lui lavorava nel Pescara quando io lavoravo nel Pescara, e quando parlammo la prima volta, dissi, prof, facciamo una promozione, gli ho spiegato qual era la mia motivazione, la mia voglia, e mi inorgoglì che lui a fine chiamata mi disse, direttore, non vedo l'ora di iniziare, perché mi stai mettendo una carica pazzesca. E l'hanno dimostrato, stanno facendo un lavoro pazzesco, io li ringrazierò sempre, spero di continuare a lavorare con loro nel tempo, poi gli auguro eventualmente le migliori fortune, ma sono straconvinto che un grande gruppo, ma anche loro come i ragazzi. Questa è proprio la forza di questo gruppo, no? Insomma, costruito... Io penso che loro come i ragazzi, ma non perché lo fanno, io mi auguro che mantengano sempre quel profilo basso. Sì, bisogna credere in quello che si fa e quello che si è vero, non bisogna pensare che sempre l'altro è più bravo di te, però il profilo basso fa la differenza, perché quando si alza il calcio ci vuole tanto per arrivare in alto, ma ci vuole veramente un nanosecondo per sbattere a sprofondare. Terra. Allora, io torno da un... No, lo chiedo solo una cosa al direttore. Torno... Sì, però Umberto, dobbiamo andare anche a vedere altre cose. Sì, ma veloce. Secondo lui, al di là della stima, dell'amicizia che ha col mister, con te dove può arrivare il mister come allenatore, oggettivamente? Secondo me lui non si può porre limiti, non se li deve porre limiti. Se ha un ragazzo che ha tante idee, ha tanta voglia di lavorare, deve ancora continuare a imparare, perché più si arriva in alto e più c'è da imparare. Io quello che mi auguro, ribadisco, per lui, che non perda la sua umiltà, che non la perda mai, 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 mai. Deve perdere il sorriso, soprattutto la voglia di vincere. Io mi ricordo quando arrivai a Teramo l'anno scorso, io non dormivo più la notte, mi veniva a vomitare, non mangiavo, era un disastro atomico, perché vi assicuro che l'anno scorso, adesso voi mi dite, ma siamo il Teramo, fermatevi. L'anno scorso in promozione le squadre hanno speso quanto noi, sembrava quest'anno l'eccellente di quest'anno, cioè dove passiamo noi la gente deve spendere, non capisco perché, cioè, non so qual è la bellezza di fare questo, e partire da sotto zero, e l'avvocato lo sa, siamo partiti da sotto zero, non a zero, da sotto zero, e avere un allenatore che mi viene, mi dice, direttore, sta tranquillo, ti faccio vincere il campionato, e non c'eravamo niente. Quello è stato l'unico motivo perché io ho recuperato forza per continuare il mio lavoro in quei giorni che sono stati, credetemi, se ci ripenso, veramente pazzeschi. Devastanti, non penso di non aver mai lavorato così tanto come l'anno scorso, ma non perché non lo faccio uguale, non dormo manco quest'anno, non dormo manco adesso che il campionato è iniziato, che siamo quasi alla fine, non dormo lo stesso, però per me era importante quello, per me era importante quelle sue parole, lo sono quest'anno, me lo auguro, se dovessimo andare insieme, che lui continui a infondere fiducia, perché quando un allenatore infonde fiducia a un direttore, con tutto che può avallare o meno una volontà, se lo si può fare, che tante volte lo si può fare ma non lo si può fare, tante volte si maschera che non lo si può fare ma non lo si dice che non lo si può fare, perché se no uno pensa, che fa la società, non mi vuole comprare quello, non lo può comprare, quindi la colpa che ne so se lo prende il direttore. Io, secondo me, questo mio ruolo è un ruolo anche di gestione, di fare... anche di dire delle piccole bugie a fin di bene di tutto l'ambiente, quindi sono tante cose. Se lui continuerà così a credere in se stesso, lo infonde nel suo staff, che è forte, e lo infonde in automatico anche nei ragazzi. E se da qualcuno pensavi di avere 7, ti danno 8, ma glielo cacci tu.
Certo. Allora facciamo così, io torno intanto su questa grafica che avevo cominciato a far vedere prima e vado da Umberto Sorgentone. Secondo te, Umberto, quando si deciderà questo campionato? Quando si deciderà? Adesso quando ci sarà? Non andare troppo oltre, tocchiamo ferro, facciamo gli scongiuri, eccetera, non lo so, adesso i calcoli, perché sono tutte varianti. Ripeto, io l'unica... Poi li provo a fare io un po' di calcoli allora, ecco, no, sono tutto un matematico di te. Credo, io l'ho detto settimana scorsa, l'ho detto prima, lo ripeto, se una partita più, tra virgolette, complicata è quella della Vastese, perché c'è di mezzo la trasferta di Paternò, che comunque tu vai in pullman, è chiaro che un po' di stanchezza te la lascia, perché dai, è perché, però anche come ha detto il direttore, certo la Vastese si deve salvare, però io credo che la Vastese preferirebbe affrontare tutti meno che il Teramo in questa fase per potersi salvare, perché cioè, sì, è vero che devi salvare, tutto può succedere nel calcio, cioè, te lo dice uno che io con la mia squadra al girone di andata ho fatto 9 punti e adesso ho fatto, cioè, tornando ai giocatori, quando poi c'è i giocatori ne ho fatti, sono secondo in classifica nel girone di ritorno, tutto può succedere. Io vedo quella partita un po' più difficoltosa perché, l'ho detto, perché c'è la trasferta di Paternò che comunque a livello fisico un po' di stanchezza te lo lascia. Poi è chiaro che se tu a Paternò vinci o pareggi, come diceva il direttore, poi c'è anche quell'aspetto. E anche questo ti voglio dire, no? Abbiamo detto a Paternò mettiamoci nel metto, tutto quanto che ti pare, eccetera, eccetera. Io però so una cosa, che a Teramo il Teramo ha vinto. Il Paternò dovrà giocare per vincere, perché 2 risultati su 3 sono per il Teramo, quindi qualcosina dovrà pur concedere. Io non credo che il Teramo, no, conoscendo... Poi io voglio fare anche un'altra analisi, sono andato a ricontrollare i risultati del Teramo. Il Teramo in quest'anno soltanto credo in 3 partite non ha segnato, ha sempre segnato. Ma, se il Teramo fa un gol a Paternò, se il Teramo fa un gol a Paternò, come è nelle sue corde, visto che abbiamo detto soltanto in 3 occasioni non ha segnato in quest'annata, il Paternò deve fare almeno 2 per andare a rigori, se non 3 per vincere. Arrivavo, Andrea, io non credo, conoscendo Pomante, non credo che il Teramo andrà a fare il fortino dentro l'area. Il Teramo, anche perché il Teramo è forte, è andata alla vinta la partita, il Teramo andrà a fare la sua partita, a giocarsi la sua partita. È chiaro che, sapendo che hai 2 risultati su 3, giustamente non stai con come ti posso dire, con l'acqua alla gola, però il Teramo andrà a fare la sua partita. Se le 3 partite in cui non ha segnato, adesso me le sono ricordate, col Giulianova, con l'Angolana e con la Vastese 0-0, se ci vogliamo mettere anche la coppa, quella prima partita con la Folgore, no, 2-1 quella finita, no, segno pure devi mettere, perché il detto dice non c'è 2 senza 3 e quarto diventa 6, se quello è quarto sta a posto, abbiamo bruciato tutte quante le cose. No, ma anche perché è vero che il Paternò può avere, ce lo disse il direttore settimana scorsa, può avere più motivazioni, perché per loro il treno per la D, diciamo, che hanno perso in campionato, a sentir loro, ma questa è anche una grossissima pressione che loro hanno, cioè il Teramo va lì sapendo intanto di aver vinto l'andata e poi comunque di avere 5, potenzialmente 8 punti in vantaggio in campionato. Secondo me il Teramo va molto più tranquillo, il Teramo non deve fare la partita della vita a Paternò. È chiaro che ci teniamo tutti ad arrivare in finale e che sarebbe bellissimo fare questa finale e eventualmente vincerla, ma se anche il Teramo non dovesse vincere, faccio gli scongiuri, e dovesse uscire dalla Coppa e vincere il campionato, viva Dio, insomma, ci metterei la firma pure il prossimo anno, uscire in Coppa e vincere il campionato. Comunque io 2 conti su, cioè, questo campionato. Questo è un qualcosa in più, ecco, questo è un qualcosa in più che quest'anno, Umberto, la squadra io può 2 conti su questo campionato me li sono fatti, insomma, vedendo questa grafica, anche nel costruirla, insomma. Secondo me si deciderà tra il 10 di aprile e il 21 di aprile. Nel senso che se il Teramo vince a Vasto e Giulianova, mettiamo l'ipotesi più favorevole, se il Teramo vince a Vasto e lo Spoltore riuscisse a fermare Giulianova o a pareggiare o a vincere, questa proprio sarebbe la più ottimistica delle soluzioni, il Teramo andrebbe o a 7 o a 8 punti e con l'Angolana andrebbe o a 10 o a 11 e sarebbe matematica con l'Angolana. In caso invece Teramo e Giulianova dovessero vincere la loro partita, il Teramo a Vasto e il Giulianova a Spoltore, in quel caso resterebbero 5 punti di vantaggio, con l'Angolana andrebbero a 8, sarebbe decisiva la gara con lo Spoltore. Nel caso in cui il Teramo, facendo i dovuti scongiuri, dovesse perdere a Vasto o pareggiare a Vasto e Giulianova dovesse vincere e i punti di stacco dovessero diventare 3
o 2, con l'angolana tornerebbero 5 o 6. Non basterebbe vincere con lo spoltore, ma basterebbe un punto con il capistrello. Per questo, o con l'angolana, o con lo spoltore, o con il capistrello si deciderà questo campionato. Questa è matematica, non è che insomma. Ovviamente ho fatto bene i conti, Paolo. Fatemi sentire, Paolo, fatemi il direttore. Ho fatto venire il mal di te, cioè, mi ha fatto venire angoscia. oscurami a me. Cioè, quando questo... Ascolta, l'unica cosa che ti posso dire, diretto, che Capistrello e Cupello sperano che i conti si facciano prima, in maniera tale che, sai, magari il Teramo va un pochino più tranquillo, magari, sai, se il Teramo non va con tanta fame, uno può sperare in un punticino. Ecco, questa è la cosa che noi. Allora dovrebbero fare una cosa, io gli do un consiglio, che chiamassero il Giulianova e gli dico: guarda, tranquillo, non serve che fai tutti questi pugni, non ti serve, riposati, eventualmente. E finisce prima la questione, ho capito. E prima, ragazzi, non è che per forza a noi ci devono fare le richieste, possono fare pure agli altri. Allora, facciamo così, adesso io ho sempre in sospeso tanti messaggi da leggere, tra poco li andremo a leggere. Andrea, un'ora e mezza senti che c'hai questi messaggi in sospeso. Sì, infatti sono pronti, sono caldi, sono lì pronti per essere letti e continuano a arrivare anche altri, però sono tanti temi, no? Cioè, una parte della trasmissione la dedichiamo ai messaggi, ci saranno tante altre domande, poi non so, molti si ripeteranno rispetto ai temi già toccati e le altre li andremo a commentare. Tanto domattina, quando faremo il briefing, mi dirà che l'ha letti tardi perché la colpa è mia che ti ho interrotto, perché il mister non ti ha interrotto, io sì, quindi mi dirà che la colpa è mia. Allora, per farvi contenti, vado a un'altra grafica, questa è un po' particolare. Questa dà merito anche alle scelte fatte da Paolo D'Ercole, tra l'altro. Eccola qui. Questa è una grafica che abbiamo denominato i 90 gol dell'attacco del Teramo, cioè abbiamo ricostruito tutti i gol segnati dagli attaccanti del Teramo in quest'annata tra campionato, Coppa Italia ed in totale. Allora, partiamo dal totale. Il totale tra campionato e Coppa Italia: 24 gol per Dos Santos, 24 per Turoe, 23 per De Giglio, 8 per Rei, 6 per Santirocco, 3 per Mercado e 2 per Oses. Hanno segnato tutti. In campionato: 21 per De Giglio, 19 per Dos Santos, 16 per Touré, 6 per Santirocco, 5 per Rei, 2 per Mercado e Oses è l'unico che ancora non segna in campionato. In Coppa Italia, contando sia la fase regionale che la fase nazionale, 8 gol per Touré, che è il bomber di Coppa, 5 per Dos Santos, 3 per Rei, 2 per De Giglio, 2 per Oses, 1 per Mercado e nessuno per Santirocco, che invece non ha segnato in Coppa. 90 gol in tempo, totale. Santirocco, sta ancora in tempo. Sì. Comunque 90 gol in totale. Siccome ci si sofferma sempre sui primi tre, cioè Dos Santos, Touré e De Giglio, voglio ricordare che Rei più Santirocco più Mercado più Oses hanno segnato 19 gol in 5, che non è poca cosa, eh. Cioè resta quasi per arrivare in doppia cifra, ha fatto 8 gol tra Coppa e Campionato. Niente male per essere una squadra che non aveva i rincalzi, che dici, diretto? Niente male per una squadra che non ci aveva i rincalzi. Ma no, perché è stato detto che capito che bisognava intervenire duramente in attacco, me l'ha stato detto all'inizio dell'anno, però va bene, lasciamo stare. Ho letto pure, ho sentito pure qualcuno criticare Dos Santos, che senz'altro ha avuto un periodo di appannamento, però uno che fa 19 gol in campionato e ci vengono, se lo critichiamo, non lo so io. Allora, su Dos Santos vorrei aprire una piccola parentesi. Penso che sia un po' troppo banale quello che stavo detto. Io penso che intanto, quando ribadisco, Dos non è stato preso perché ce l'ha detto qualcuno, perché ha fatto i gol a Rezzano. Uno, perché io ce l'ho avuto 3 anni, quindi lo conoscevo personalmente come uomo, e questo fa la differenza. Fidatevi, perché questo, come penso io, attenzione, come la vedo io la costruzione di una squadra, per me l'uomo viene prima del calciatore. Criticare Dos Santos quando inizia l'anno, quando si parlava che Dos Santos era vicino a Giulianova, ho letto messaggi, perché mi sono arrivati, sono poco social, me l'hanno girati, che praticamente mezza Teramo già si era buttata dentro alle bare, morti, perché prendevo Dos Santos. Giulianova eravamo morti, e che io non ero in grado di fare il mio lavoro perché non prendevo Dos Santos.
preso Dos Santos, critichi Dos Santos, a me mi ci viene da ridere. Cioè, l'attaccante, purtroppo l'attaccante per non essere criticato deve fare un gol a partita, quindi tecnicamente è 34. Non va bene neanche una doppietta sì, una doppietta no, perché quel no, la partita no, è persa, attaccante, carta. Questi ragazzi sono intoccabili. Dos, anche per età, per esperienza, che è il più anziano, tra virgolette, di questi, è un uomo fantastico, sa accettare le critiche, però io penso che le critiche debbano essere fatte quando sono giuste le critiche. Il fatto di sbagliare un gol o non segnare la partita, la punta di riferimento a volte dipende anche da chi ci sta intorno, la partita no, il lavoro sporco che si fa. Se uno guarda soltanto i gol, allora lui deve pensare soltanto a se stesso. Siccome abbiamo battuto forti 5 rigori in tutta questa Coppa Italia e tutto quanto il campionato, se no Dos forse che stava a 30 gol oggi. E sì, andiamo a fare bravissimo, bravo Dos. Ma io su Dos, ma come su tutti i ragazzi, a me, per me i ragazzi sono intoccabili. Dos, secondo me, è stato imbarazzante sentire critiche su questo giocatore che è fondamentale per questo nostro percorso, come lo sono Egidio, come lo è Ferraioli, come lo è Pepe, come lo è Touré, come lo sono tutti. A proposito di attaccanti, Paolo, Nicolò Gardini era stato dato in prestito al Montorio, giusto? Perché ha fatto già 9 gol in promozione, quindi potrebbe rientrare. Guarda, al ragazzo era stato proposto una cosa, lui non l'ha accettato, quindi poi rientra, sì, della società, poi vedremo quello che succederà. Non lo so, non parlo adesso di mercato. Il ragazzo era stato proposto di rimanere per fare un percorso. Ma non mi fare domande di mercato, Andrea, che non ti rispondo manco quest'estate. Vabbè, un fine prestito, non è che ti stai a dire di comprarlo, è tuo. Questo vuol dire che l'anno prossimo con Nicolò ci posso riprovare, visto che quest'anno mi sono stato dietro una vita, poi però ha detto vado a Teramo, giustamente uno che vuole andare a Teramo, tu non puoi, devi cedere il passo. No, perché se no, se vogliamo parlare di mercato, ti potrei riproporre un'altra volta Sputore, Menna, se ci contate l'anno prossimo, se saranno ancora under, visto che l'anno prossimo in Serie D saranno solo 3 under, 2004, 2005 e 2006, loro sono 2004, cioè a voi a parlare di mercato, insomma, si potrebbe già cominciare a parlare. Ma tu Andrea puoi parlare quello che vuoi, dove devi vedere. Se vuoi le risposte, se vuoi il mercato, parla di mercato, possiamo parlare. Certo. Comunque no, a parte gli scherzi, sui due qualche pensierino ancora ce lo fate, oppure si è chiuso tutto quando a dicembre? No, vediamo quello che succede, ma anche perché nella costruzione della squadra, anche se sei un under di meno, bisogna sempre capire dove vai a costruire la squadra, dove riesci a trovare gli under, riesci a costruire la squadra. Purtroppo fino a quando le squadre, nei dilettanti, si faranno con la carta entità, sarà così. Io ribadisco, i ragazzi che sono bravi, perché tu mi dici sono ancora under, bene, sono 2004. Io tecnicamente, se devo ragionare la società, dovrei dire preferisco più prendere un 2005 se ci lavoro 2 anni. E certo, te lo sfrutti 2 anni come under. Bene. Ma se io credo in un giocatore, o è o non è. Poi, o è under o non è under, perché noi abbiamo anche ragazzi 2002 quest'anno, che non sono under. Cangemi. Non è che io ho detto no, aspetta, non ti tengo perché non sei più under. Se io credo nel ragazzo, io lo prendo. Non mi interessa che di prendere il 98 perché c'ha 5 anni di più. Io credo nelle qualità del ragazzo, lo tengo, lo prendo. Qual è il problema? Poi, ripeto, i matrimoni sono sempre in due. Poi fare trattative con me non è simpaticissimo. Quindi, non lo so quello che succederà. Non, sono sincero, non lo so. Poi si chiederà a fine anno, spero che le cose vadano bene, ma tu mi stai parlando di una categoria che ad oggi io non ho in mano, quindi non dimmi quanti under. Però gli under ti servirebbero facendo le corna anche in eccellenza, ti servirebbero facendo non so le che anni è, perché comunque l'eccellenza solitamente è una di meno, poi l'abruzzo aggiunge se vuole aggiungere, quindi non lo so. No, ma quest'anno al direttore non interessa, però il prossimo anno almeno in promozione gli under saranno 2, quindi penso anche in eccellenza. Ok. Quindi, ma non gli interessa, capisci? Interessa quelli che saranno in Serie D. Poi se la smettiamo di
di mettere under in più in questa regione. Cioè, dobbiamo smettere di imporre. Vedi, sugli under domenica settimana scorsa stavo parlando con Gianluca De Angelis, che lui giustamente come mister Rizzotti lavora con i ragazzi. Io ho sempre detto che questa è una grossa limitazione che dà grossi problemi. Se il ragazzo è Umberto, bravo, io intanto esco un secondo e rientro. Sì, eh. Dicevo, se il ragazzo è bravo, io 3 anni fa che sono arrivato secondo in campionato, avevo 2 under, ma che avrebbero giocato a prescindere anche se non erano under, perché erano bravi. E quindi lì ho fatto la differenza. Che poi è anche brutto, mister, lo dico pure a te, no? Molte volte si prendono gli under, mo lasciamo perdere il Teramo che può prendere under di un certo livello, parliamo di squadre normali. Prendi l'under, dove lo metti? Lo metti a fare il terzino destro e il terzino sinistro, a meno che non sia un fenomeno, eccetera. Vedere gli avversari che ti mettono il giocatore più forte sempre sul ragazzo. Un anno ho avuto un ragazzo che poi ha smesso di giocare, che dopo il primo tempo, un bravissimo ragazzo di Giugano, o mister, dopo il primo tempo mi ha detto, è andato all'allenatore e ha detto, mister, devi sostituire, ma stava in bambola totale. Io ho detto, ma come sostituire? Ma guarda, perché guarda, devi insistere, cioè, perché tu non lo puoi sostituire il ragazzo. Cioè, facciamo del male anche a sti ragazzi. Oppure senti, sì. Ecco, oppure tutti, senti gente, mister, che ti dice, gente che ti dice, ma io siccome sono under voglio giocare. E io gli dico sempre, ma tu non devi aspirare a giocare perché sei under, perché in questo caso ti farai, in questo caso, promozione, prima categoria, e a 23 anni andrai a giocare a calcetto la sera e lunedì sera. Tu devi sperare di giocare perché sei bravo, devi mettere in difficoltà l'allenatore, non perché sei un 2003, ma perché sei bravo, perché ti impegni in allenamento, perché dai tutto, ma non perché sei under. Quindi questa cosa qua, mo quest'anno direttore pare, mi hanno detto che almeno in promozione faranno tutto 2003-2004. Io già quest'anno, c'ho un 2005, che è già 2 anni che gioco con noi, il ragazzo l'abbiamo già fatto crescere, insomma, poi non è manco di proprietà, ma per dire, io l'anno scorso erano 2003, già giocavamo con 2005, davamo fiducia al 2005, gliela diamo la fiducia, perché è un ragazzo che ha la possibilità, almeno in promozione, di poter giocare. Ma qua, mister, cioè, qua arrivano persone che non hanno, io non so cosa gli insegnano i settori giovanili, gente che non sa stare in campo, cioè, ripeto, non parliamo al Teramo, che giustamente è una società importante, può scegliere gli under anche più bravi e scelgono Teramo perché giustamente è una piazza importante. Cioè, qui ci sta un mercato dietro che fa paura. Io la questione under la toglierei del tutto, perché tutto, no, ma forse il mister la pensa diversamente, perché giustamente lui lavora con i ragazzi e non lo so, mister. Ma guarda, allora io parto dal presupposto, ieri in nazionale mi pare che ha giocato un ragazzo il 2007, quindi parliamo di un ragazzo che giocherebbe negli allievi. Io parlo di un giocatore dell'Ecuador che tra l'altro ha preso il Chelsea. Il problema non è l'under, il problema secondo me è una politica che una società, un direttore deve fare. A me poco interessa se è un ragazzo, come devo dirti, è un 2003, 2005, 2004, se è bravo ed è maturo e pronto per giocare, può fare qualunque categoria, può fare la C, non vedo per quale motivo, addirittura questo ragazzo sta in nazionale, non può fare un'eccellenza o una D. Quindi parto dal presupposto, anzi ti posso dire che il calcio di oggi, per come la vedo io, che è frutto anche di una negazione tattica, di tanta corsa, di tanto dinamismo, molte volte è preferibile avere giovani. Poi che debba esserci una bella miscela, perché nello spogliatoio si può aiutare a far crescere i giovani, sono d'accordo. In merito a quello che si è stato detto poco fa, cosa insegnano gli allenatori nel settore giovanile, beh, ti posso aggiungere che in tante cose hai ragione, ti dico però che le società, a mio modo di vedere, anche quelle piccole, dovrebbero pensare a investire un attimino di più, perché un campionato di promozione, per quello che sto vedendo quest'anno, personalmente sono certo che con una cultura giusta, con una mentalità giusta che viene data sin dalle prime armi, parlo da giovanissimi in su, io l'altro giorno ho avuto un colloquio con la mia società e ho detto sin da adesso, ti posso dire che a livello mentale, a livello tra virgolette professionale, del gruppo giovanissimi che alleno sono certo che 8-9 ragazzi di questi in promozione giocheranno la grande. Dipende dal lavoro che fai, soprattutto a livello mentale, a livello di regole, a livello di atteggiamento, che diventa fondamentale. Certo. Vogliamo andare ai messaggi? Così li cominciamo un po' a smaltire, che ne sono un bel po', e poi andiamo al Pretuziano, che entriamo nel rush finale. Allora, sei partiamo... Metto il direttore, l'hai detto. No, col padre, Mar... no, col Pretuziano sei mettere il metto. Marco Cast dice... Posso dire una cosa? Sì. Ci sono rimasto male di una cosa.
che non ho fatto più neanche un'intervista, perché io volevo che il produzione facesse qualcosa su di me per continuare, per ridere. Non ho fatto neanche un'intervista, quindi ho sbagliato tutto. Praticamente ho sbagliato tutto, Devo fare la intervista. La devi rifare, io gliela propongo subito, quando gliela giro poi. Tu rifalla, sì. Io gliela giro. Ma già stasera vedrai, stasera no. C'è qualcosa per te. Non disturbare che anche dorme, direttore. Esatto. Vedrai, tra poco. Preparati tra qualche minuto. Allora, torniamo a Marco Cast, che salutiamo. Direttore, lo facciamo questo triplete? E ti chiedi il triplete, è chiaro, in riferimento a Coppa Italia regionale, nazionale e campionato, no? Io ho già risposto quando ho detto se dovevo usare la crema pure questa sera, la pomata, quindi se volete. Allora, lo auguro. Vado a Paolo J, che salutiamo. Buonasera, una buona Pasqua a tutti, anche a te Paolo, poi ci rifaremo a fine trasmissione gli auguri naturalmente. Una domanda per il DS, non so se lo sa, forse lo sa di più il direttore generale, per lo stadio il prossimo anno, se rimane così e non ci sono le condizioni, dove si giocherà? Beh, il direttore sportivo non lo sa, però qualcosa già ci ha detto, che è un tassello importante per la programmazione della prossima annata lo stadio, no? Io penso che sia per tutte le squadre di calcio del mondo, cioè senza le strutture, io penso che giocare a calcio è come giocare a calcio senza pallone, cioè serve prima il pallone, serve lo stadio, le strutture, i palloni, poi i giocatori alla fine. Poi vediamo, però su queste domande non saprei rispondere, sono sincero. Allora, vado a quest'altro messaggio, si firma FA79. Allora... vorrei fare più sinceri complimenti al direttore, perché in 2 anni è stato impeccabile nella scelta dei giocatori e soprattutto degli uomini. Comunque vada a finire, spero che questo staff resti in blocco anche il prossimo anno. Una curiosità, la squadra come raggiungerà Paternò? Ce l'ha detto, stanno valutando ora, ma in pullman andrà. Credo sia il caso di scongiurare viaggi della speranza in autobus, visto che 3 giorni dopo Paternò si fa a Basto. Grazie. Ce l'ha spiegato il direttore perché ci sarà il viaggio della speranza, perché Ima Speranza starà in autobus con la squadra. Esatto. Il viaggio di speranza, non della speranza. Il viaggio di speranza e tutti gli altri. Esatto. Con speranza. Il viaggio con speranza, sì. Allora, poi andiamo a Gothic. Mi dai la parte mia. Allora, Gothic 3 Devil, buonasera a tutti, una domanda al direttore che sembra essere il segreto di Fatima in questo periodo, per la Sicilia la squadra partirà in pullman con l'aereo, l'ha detto, però vedi, questo è il tema, l'ha anticipato giustamente Paolo il tema. Posso dire una cosa? Sì. Ma perché il segreto di Fatima? Scusate, ma cioè qualcuno ci viene a salutare con i fazzoletti, cioè non ho capito, cioè non... Perché il segreto di Fatima? Non capisco, veramente. Cioè, capisco questa cosa, uno vuole sapere, ma non... Diretto, prendi il dato buono, se si parla nel bar, come il Teramo va a Paternò, se è a piedi o in bicicletta, vuol dire che ci sta molta fiducia. Se non si parla dell'aspetto sportivo, direi c'è molta fiducia, c'è qualcosa, dobbiamo pur parlare, parliamo della bicicletta. No, la mia era ironia, non era, ci mancherebbe. Lo so, ma anche la mia era ironia. Oggi ho parlato con un ragazzo a telefono, gli ho detto, ah raga, io stavo pensando, se uno fa 2 blocchi, uno a nuoto e un altro con le canoe. Decidete voi, come volete andare, chi vuole andare a nuoto e chi vuole andare con le canoe. Cioè, secondo me dobbiamo proprio stare tranquilli. Non il prof farebbe andare di corsa, così faranno di preparazione. Prima di andare agli altri messaggi, permettetemi di ricordare una cosa. Innanzitutto non so se a Paternò andrà qualche tifoso del Teramo, però il club biancorosso sta provando a organizzare un pullman per Basto, quindi insomma tenetevi in contatto con il club biancorosso, perché l'idea è quella di organizzare un pullman di tifosi per Basto, quindi a Basto sicuramente ci saranno, ma di questo non avevamo dubbi. Poi vorrei ricordare anche una cosa, non l'ho fatta in apertura nel ricordare tante cose, però mi preme farlo almeno ora, cioè ricordare la figura di Quintino
Tino Stanchieri, che se n'è andato nella giornata di oggi all'età di 85 anni, al di là di essere stato un politico, un amministratore comunale a Teramo, oltre che un imprenditore, è stato anche presidente del Teramo Calcio per circa 6 mesi, esattamente dal 3 novembre 1988 al 30 marzo 1989. Lui faceva parte di quella cordata, la Teramo Gestione e Partecipazione, che rilevò il Teramo da Ercole De Berardis. Lui fu nominato presidente, poi il 30 marzo dell'89 decadde il consiglio di amministrazione, era un SPA, Teramo Calcio SPA all'epoca era, praticamente ci fu un commissario e si arrivò all'estate quando entrarono per chi ricorda la storia del Teramo, entrano gli imprenditori della Vibrata che provarono a dare una mano al Teramo Calcio, e poi da lì qualche mese dopo, a settembre, entrò direttamente Giovanni Cerullirelli, che prese poi la società e la portò avanti per un po' di anni. Quindi insomma è stato anche presidente del Teramo per circa 5-6 anni, quindi insomma mi andava di ricordarlo in una trasmissione dedicata al Teramo Calcio. Naturalmente le condoglianze alla famiglia di Quintino Stanchieri. Adesso andiamo agli altri messaggi. Eccoli qua. Allora, Paolo J. Domanda al DS: hai visto Belloni del Notaresco? Un pensierino? E qua vedi, vanno sul mercato, anche se non è non sul mercato. Pensando, i nomi li fanno loro, non li faccio io, li fanno gli spettatori. Detto, non ci sta pensando la DS. Però Paolo, intanto qua un nome c'è, qualcosa deve dire il direttore. Almeno se Belloni è un buon attaccante, è cresciuto tanto, è stato bravissimo a Alessandro Bruno, che anche lui penso che sia un altro ragazzo che ho avuto la fortuna di avere come giocatore, che penso che anche lui sarà un allenatore che avrà un bel percorso, potrà avere. E Belloni ce lo conoscevo anche sempre che Pescara, quindi settore giovanile, è un ragazzo che sta crescendo tanto, sta facendo molto bene, ma valutiamo, il giocatore del Notaresco comunque. Certo. Allora, comunque a proposito di giocatori, qua escono fuori altri nomi naturalmente, questo vogliono gli spettatori, quando scrivono chiedono i nomi, anche a marzo, ad aprile, durante tutto l'anno. Tra l'altro prima si parlava di giocatori teramani e qua si fa un altro nome teramano. Non ci scordiamo che ci ha detto il presidente che quest'estate è stato un venditore di porchetta che suggeriva il nome del direttore sportivo, per cui non ci stupiamo più di niente, capisci? Allora, è vero, ricordo quella memoria. Svelo questo aneddoto, sì, ricordo. Ce lo disse in diretta, quindi. Sì. Allora, Matte Glorioso Comunale, direttore, non si dimentichi di Stefano Scipioni, ecco l'altro teramano, che tornerebbe di corsa. In realtà mi aspettavo che tornasse nel mercato di gennaio. Come mai poi non è arrivato? Anche in Serie D siamo solo di passaggio, dice Matt Glorioso Comunale. Direttore, Scipioni. Adesso Stefano ha già risposto tante volte. È stato un giocatore a Rieti, che è un giocatore importante nel Rieti, quindi non è un giocatore minimamente in uscita. Quindi arrivava, non dipende soltanto da noi, ci sono tante cose, ma noi non abbiamo preso nessuno. Quindi perché doveva arrivare a gennaio? Faccio io la controdomanda: perché sarebbe dovuto arrivare a gennaio, che avevamo Flan, Gangemi, Pepe, Cipolletti? Perché dovevi rinforzare la rosa che non aveva ricambi? Io meno. È vero, mi lascia la paga, che ogni tanto mi dimentico questi passaggi. Allora, ma adesso ti faccio un'altra infornata di nomi, questa volta Marco Cast, che scrive: nomi abruzzesi, la colpa è tua Paolo, tu hai detto che vuoi giocatori abruzzesi, teramani tu hai detto, e qui ti fanno le infornate di giocatori. Ho letto l'ultimo, e i fratelli giovani che stavano tra Serie B e Serie C. Scusate ragazzi. Di Paolo Antonio l'hai letto, Petrella pure, Di Massimo, De Risio, Petrella già c'è stato a Teramo, Mirko già c'è stato, ha fatto il settore giovane a Pescara, Paolo Antonio, ok, Foglia pure, Fabio penso che sia, Fabio l'ex di Pescara. Credo che sia lui, credo, sì. No, questo credo sia, questo è Mattia, quello che sta a Pineto. Foglia? Ex Alba Adriatica, classe 99. 99, no, se è il 99, ok. E i fratelli giovani, quindi Matteo e Daniel,
li discartiamo, mettiamo da parte. Poi allora, chiedo l'eventualità, poi vediamo, poi mi risento, ma Massimo, di Massimo mi ricordo, allora, di Massimo quando uscì dal Pescara iniziai a fare lo scouting, osservatore, procuratore, non ero, perché non vendevo niente, poi, quindi procuratore ero io, dispensavo consigli. Di Massimo lo proposi, che lui era all'Alba Adriatica ed era di proprietà del Santomero, e io lo proposi a Ciccio Micciola, che era a San Nicolò, però presero Mastetti quell'anno, mi dico, abbiamo preso poi Mastetti, che stavo tutti e due, stavano all'Alba Adriatica, ma detto, non lo so, dopo qualche mese siamo rincontrati, ma ho detto, cavolo, me l'avessi ascoltato, mi ricordo ancora tutta la trattativa che si doveva fare con Santomero, e poi lui andò a Rezzano e fece 9-10 gol nella prima parte del campionato, poi a gennaio andò alla Juventus. Lo proposi anche al Pescara, e il Pescara gli fece fare un provino, ma lo scattarono. Per restare a quello che diceva il mister prima, Di Massimo giocava con Santomero in promozione, ma era sotto under, e già faceva, io me lo ricordo, e già ci faceva da solo, ed era un ragazzino. Che bravo, gioca. Allora, andiamo avanti. Gaix e Jenks. Direttore, ma lei pensa che l'anno prossimo se ne andrà qualcuno della squadra ed è contento di quello che hanno fatto i ragazzi prima e dopo? Oddio, non lo se sono contento di quello che i miei ragazzi dopo, non lo so quello che fanno, non so se mi menano. Durante, prima e dopo gli interessi, durante te erano gli dopo, no, prima durante gli interessi. Io dei ragazzi non è che sono... Allora, io ho detto già inizio dell'anno, se noi ci troviamo qui oggi, molto del merito è di quelli che l'anno scorso hanno iniziato questo percorso. Quindi io, prima che devo ringraziare, sono quelli che c'erano stati l'anno scorso, qualcuno è rimasto, altri no. Quindi quello non lo dimenticherò mai. Questo non significa che io poi li posso tenere tutti. Poi c'è una programmazione, si fanno delle scelte, giuste o sbagliate che siano. Quindi io dei miei ragazzi sono non felice di più, ma soprattutto come ragazzi, io li adoro tutti, quindi voglio bene a tutti, con tutti i loro pregi, i loro difetti, poi quello che succederà, che andrà via o non andrà via, ribadisco, i matrimoni si fanno in due, possono essere loro che non vogliono rimanere, noi che facciamo altre scelte. Ribadisco, c'è il discorso degli under, io vi faccio sempre questo discorso, ma con tutto che ci vuoi giocare con uno in più, ok? Ma se dovessi fare discorsi logici, l'anno prossimo, un 2006, se fai la categoria che dite voi, di cui io non parlo, il 2006 non ce l'hai, lo devi mettere da qualche parte, quindi non è colpa mia, perché io devo fare comunque delle scelte. Io mi terrei 20 ragazzi all'anno tutti gli anni. Arriverei a un certo punto che dopo 10 anni c'ho tipo 200 giocatori in rosa, perché li voglio bene, ma affeziono a tutti, però purtroppo ci sono dei percorsi, ma i ragazzi non devono manco stare a pensare a questo, secondo me non è neanche una domanda da fare in questo momento da un tifoso, perché esatto, mettere la pressione a questi ragazzi, i ragazzi devono pensare a stare tranquilli e sereni, a dare il massimo, perché o rimangono o non dovessero rimanere, cioè quello che loro hanno fatto a Teramo è un bagaglio che si portano dietro, lo porteranno per anni. Questo non è come fare, anche chi ha fatto 15 presenze, non è come farne 34 da un'altra parte, con tutto rispetto di un'altra società. Quindi le 15 presenze con questi obiettivi, che spero che diventano risultati effettivi, non valgono le 34 presenze da un'altra parte, perché Teramo va avanti tantissimo. Sì. Vado avanti, allora, questo messaggio di Iago, questo già risposto, il direttore, buonasera a tutti, una domanda a Paolo, un eventuale ritorno di Stefano Scipioni a Teramo può essere una marcia in più in questa squadra con l'esperienza che ha? Già ne ha parlato, quindi possiamo andare avanti. Allora, poi Marco Cast, direttore, lei ha dichiarato ad un giornale online che vorrebbe ripercorrere il cammino del Carpi a Teramo, è concretizzabile secondo lei? Ma credo che lo disse anche da noi, disse io non punto ad andare in Serie C, io punto ad andare in Serie A, disse, quindi il cammino è quello del Carpi. Ribadisco, sognare non mi costa niente, a meno che non mettono le tasse domani, ma a me non mi costa niente. E
se è concretizzabile. Concretizzabile dipende da mille fattori, e quello che ho detto all'inizio della trasmissione, che non sono neanche controllabili da noi. Può essere la fortuna o sfortuna, tu puoi prendere la squadra più forte al mondo, puoi fare, ti fanno male 5 giocatori durante il ritiro, i più forti che hai preso, e non li puoi sostituire, e ti va, il campionato non va in determinato modo. Concretizzabile se ci si crede anche esternamente, quindi il tifoso che viene allo stadio, non soltanto al derby, sono sincero, perché Teramo può dare molto di più, perché c'è tanto da poter dare a Teramo, perché è uno stadio bellissimo, perché non è che vai uno fatiscente, che tante volte sento, no, ma là lo stadio è brutto e fatiscente, a Teramo non si può dire tutto questo, può fare altri discorsi, ma non questo. La società lo merita, la città lo merita, tutti volessero che Teramo torni dove merita, secondo me un po' tutti dobbiamo dare qualcosa, che non è una questione soltanto economica, è anche soltanto la presenza. Quando io ho visto l'altro giorno i bambini, questo faccio i complimenti a Marco D'Antonis, alla società, al direttore, a Ivan che presidia alle scuole, ai ragazzi che si prestano a questa cosa che è bellissima, che oggi può essere vista come un disturbo, cioè voglio dormire alla scuola. No. È una cosa che ti ricorderai per sempre, perché stare con i bambini è la cosa più bella del mondo. Quindi è questo quello che Teramo deve creare. Quello che ho detto il primo giorno che sono arrivato, ricreare la teramanità. Sotto tutti i punti di vista, non soltanto a prenderli per giocare e dare due calci al pallone. Io li voglio i nuovi tifosi, i nuovi dirigenti, i nuovi presidenti, che ne sai, quello che sia. Calciatori, mamme di calciatori, cioè... Teramo deve crearsi una sua identità forte, quello che secondo me negli anni si è un po'... Mi hanno anche detto, sono sincero, mi hanno anche detto che qualche parola l'ho presa, perché ho detto queste parole, continuerò a dirle perché voglio stimolare questa cosa, perché se ci si crede in qualcosa ci si crede tutto, se no si crede soltanto quando si vince e si viene a fare festa, secondo me non si arriva lontanissimo. Allora, vado avanti. Allora, questo messaggio, una parte già ha risposto in apertura di trasmissione, direttore, e un'altra parte non risponderà mai, secondo me. Questa sera almeno non risponderà. Allora, Francis, volevo chiedere al DS d'Ercole se si può dire se nel prossimo campionato di Serie D punteremo subito a vincere o a provare a vincere o accontentarci di un buon piazzamento di alta classifica, e chi terrebbe sicuramente per il prossimo anno, mi dica almeno il numero dei giocatori, grazie. Cioè, proprio vuole sapere tutto ad aprile, vuole sapere tutto. Sulle ultime domande, io, siccome voglio bene anche a tutti i tifosi, sono sempre disponibile, però vi dico a tutti i tifosi, se non rispondono ai giornalisti, figuriamoci se pubblicamente faccio, anche perché poi si arrabbiano i giornalisti, non gli posso rispondere, poi mi si arrabbiano, mi mandano i messaggi di cose a me, non me ne dico, tipo così, quindi poi faccio le gelosie. Allora, quanti? No, non è una risposta che posso dare, non è il momento, soprattutto non è ancora il momento, tra un mese ne potremmo parlare, magari riospiteremo Paolo d'Ercole tra un mese e cominceremo a parlare di queste cose. Sì, senza risposta. uno solo se lo terrebbe il presidente. Bravo, quello sicuro, ma deve essere presente a me, quindi deve essere reciproca la cosa. No, è soltanto sua, non reciproca, deve essere soltanto sua, perché se lui dice di no, voglio che gli dico di sì, quindi non fare. Oh, ti mando un messaggio simpatico adesso di Nicola Mignogna, qui voglio una risposta secca, qui ci vuole la risposta secca, eh? Allora, Nicola Mignogna chiede: qual è il numero di mazzarelle che avete concesso ai giocatori teramani in rosa per Pasqua? Quelle per me, quelle che vogliono, perché è giusto che... Ma io vorrei che però qualcuno me le facesse mangiare pure a me, sinceramente. Tu vieni a Teramo il giorno di Pasqua e sicuramente qualcuno te ne farà mangiare le mazzarelle. Forse il giorno di Pasqua, guarda che se me le hai lasciate me le mangi il giorno dopo, il giorno prima. Pure per prima sul pullman per Paternò. Sul pullman per Paternò. Tu il giorno di Pasqua, che la faccia buona, come si dice in Abruzzo, no? Suona il campanello di Antonio Paruzzi, vedrai che quello l'ha fatto. E qualcosa
Lo suona il campanello di Antonio, che fa pure la maglia. Qualche mazzarella ci sarà. Allora, Gothic 3 Devil, nulla contro la società, il mio segreto di Fatima era inteso per il motivo che tra i giornalisti c'era chi diceva che si partiva in pullman e chi in aereo, e sembrava la verità fosse un segreto. Questa, ecco, visto, di visto ha chiarito dai, tutta la polemica. Dica Gothic che non era polemica, la mia era una battuta, ci mancherebbe. Non avevo capito questa cosa, bravo, c'hai ragione, perché i nostri giornalisti, ecco, va a finire che adesso devo difendere la categoria io, va a finire. Difendi i tifosi, tu difendi i giornalisti. Guarda che i giornalisti riportano notizie che gli vengono dette, magari vengono da fonti diverse in maniera diversa, o in momenti diversi. Andrea, scusa, ma io volevo insegnare il mestiere, ma se uno come Paolo D'Ercole, che è più abbottonato ancora di quello che dovrebbe essere, anche se poi se sa leggere quello che deve dire lo dice, il mister mi ha fatto un esempio prima quando non ero collegato. Se lui, senza che ci fosse la domanda, ti ha detto la questione del viaggio, è perché qualche sassolino ce l'aveva, se no non te l'avrebbe detta di sua spontanea volontà. Tu devi conoscere anche il tuo interlocutore, no? Non lo possiamo dire. Ho capito, ma vado avanti con i messaggi. Non è uno che te lo dice a caso, capisci? Però, avvocato, così non va bene. Tu e il mister Izzotti non va bene, perché adesso mi state scavando psicologicamente, quindi devo cambiare strategia un'altra volta. No, non ti scaviamo. Vedrai tra poco cosa succede. Fammi leggere tu, fai, messaggi, poi vedrai tu fai cosa benissimo succede. Tu fai benissimo il tuo lavoro, lo stai facendo dentro, ma dimostri di saperlo fare anche fuori, perché farlo fuori, il direttore sportivo, io ho avuto Marcello Di Giuseppe a fianco, è un grande, e vedo che ce l'hai anche tu quelle cose là, quando prima parlavi di prenderti responsabilità, queste cose qui. Un direttore sportivo è bravo non solo nell'individuare i giocatori, nel tenere insieme, essere da collante fra società, allenatore, squadra, ma è forte e bravo anche quando sa fuori, sa quando deve parlare, sa quello che deve dire, soprattutto se ha le spalle larghe, tu ce le hai. Ma non te lo dico, tu sai che se devo criticare i critici, ma se devo fare un complimento lo faccio, noi non ne canalizziamo. Chiaramente il mister è un allenatore di esperienza, io qualche annetto di dirigente l'ho fatto, qualche scucitura la riesce a capire tra le righe, perché giustamente sai più o meno quello che è il ruolo. Poi è chiaro che non è che stai via con il faro puntato, però qualcosa si capisce. Ripeto, se uno come te, senza aver detto, senza che ci fosse la domanda, ha parlato di pullman, vuol dire che qualcosina all'orecchio ti era ronzato, insomma, tutto qui. Allora, intanto c'è una presentazione di Marco Cast che dice: Fabio Foglia dell'Arezzo era il Foglia, non quello del Pineto, era l'altro Foglia. Allora, poi andiamo a Gothic 3 Devil. Un'altra domanda al direttore: come mai è stata preferita la Curi Teramo per fare la partnership con il settore giovanile invece della Bonolis? Grazie. Beh, ma qui Paolo D'Ercole non credo che possa rispondere a nome della società, credo che sia una scelta più dirigenziale che tecnica del direttore sportivo, no? Quindi soltanto dire una cosa, se non sbaglio, la Curi Teramo comunque era già una società del presidente che aveva creato anni prima con la Virtus Teramo, quindi sì, era un percorso che lui già c'aveva e l'ho ripreso. Su altri discorsi preferisco non immettermi, perché sarebbe un po' lungo come discorso, quindi una volta che non è roba tua più contento di questo. Ma fammi Paoluzzi, non mi dite Paoluzzi, ce l'ha a me. Tu sai lo stesso, tu sei le stesse cose che sa Paoluzzi, però giustamente, siccome la competenza formale è di Antonio Paoluzzi, giustamente chi te lo fa fare è andarti a comprare una gatta a pelare così, giustamente. Ma infatti sarebbe una grossa gatta a pelare. Direttore, ti faccio una domanda, visto che i nomi dei giocatori non li fai, consigliaci un po' un direttore sportivo giovane che abbia idee innovative, giovane però. No, mi frega il lavoro dopo. Come? Dopo ti frega il lavoro. No, vabbè, ma puoi iniziare anche da categorie più basse. A parte gli scherzi, io quando ho iniziato questo, non tantissimi anni fa, perché ho iniziato 8-9 anni fa all'Angolana, con me ha iniziato
che mi si è voluto affiancare, poi è rimasta una grande stima reciproca, Elio Ciccorelli, che è a Mociano, è iniziato a fianco a me, e poi è nata questa amicizia, e io è stato uno dei nomi che spesi per altre società, perché pensavo che un ragazzo estremamente volenteroso, malato di calcio veramente, quindi sinceramente non saprei risponderti, mi sei messo un po' in difficoltà adesso, perché se non ti avrei risposto, poi dipende anche dalle categorie, non lo so, io penso che ognuno possa fare tutto se ci mette il massimo dell'impegno, conoscere forse un pochettino meglio, però se ci si va con un po' di umiltà, un po' di serenità e li si fa lavorare, penso che ci possono essere altri di dirigenti. Quando io ho fatto una scorsa promozione, sono sincero, la promozione non l'ho mai vista in vita mia, cioè l'eccellenza quest'anno l'avevo vista, sì, ma 8-9 anni fa, però anche se l'ho sempre un pochettino seguita, e non penso che se uno doveva scegliere un direttore per la promozione prende Paolo D'Ercole. Io quando c'è stato qualche periodo, settimane, mesi fortunatamente, ho continuato sempre a lavorare, anche se ho avuto dei momenti morti, che per me anche 3 giorni che non avevo una squadra, per me era come 6 anni, e non penso che uno potesse pensare Paolo D'Ercole in promozione, perché parlavo con qualche società, mi diceva, ho capito, mica tu vieni con noi, cioè che ti chiamo a fare? Per me non è così, però capisco una società che dice Paolo D'Ercole, che ha fatto 5-6 anni consecutivi Serie D, che va a fare in promozione, in eccellenza, ci si corcia le maniche, umiltà, ovviamente non servirebbe troppa, però serve, perché secondo me è fondamentale per imparare, di andare da chi ne sa più di te, soprattutto nella categoria, e chiedere dei consigli. Poi, se io torno l'anno scorso, ripeto, qualche volta l'ho raccontato, ho ricevuto pure i consigli del nulla cosmico, cioè io avrei preso Di Sante, a me mi dicevano, devi prendere Di Sante, e io dicevo, capito, Di Sante sta a Fondanella. Che significa devi prendere Di Sante? Che significa? Se me lo dicevi 3 mesi fa, forse potevo prendere Di Sante, ma se arriva a settembre del Fondanelle, io posso pure bussare la porta del Fondanelle, l'avvocato lo sa, pure bussare, abbiamo bussato la porta per chiedere, si può fare? No, sta forte, ciao, finito. Ma veramente, ma lasciamo perdere, detto, non è stato proprio bussato, però va bene, lasciamo perdere, l'acqua che è passata sotto i ponti la lasciamo perdere. No, io personalmente non... A me non ha chiamato nessuno. A me o altri dirigenti nessuno ha chiamato, hanno chiamato il ragazzo, ma non è, vabbè, ma lasciamo questo, ma ormai io ho detto che la società non lo muove, io ho finito là, ho chiamato De Angelis, chiamai proprio la società La Turri, mi risposero, sì, dammi 120.000 euro. Io avrei chiesto molto di meno, però ti posso dire una cosa, che Di Sante, a parte che anche quest'anno, io l'anno scorso fatto un campionato mediocre, ma fino a quando ho avuto Di Sante 13 partite e 13 gol. Cioè, quindi se avessi avuto Di Sante tutto il campionato, forse avrei fatto i playoff. Anche in quel termine sarebbe stato benissimo. Anche in quel termine tuo dell'anno scorso, ma ti dico, io ho chiamato, ma te lo conto posto in diretta. Io ho chiamato il suo agente, ho detto, guarda, io non penso che si possa fare, perché non lo danno via. Io ovviamente devo fare una squadra in 10 giorni, non è che posso stare a perdere tempo con tutti quanti. Se uno mi dà lo spiraglio come De Angelis, metto, chiama la società. Io ho chiamato la società mi ha detto no. Se mi dicevano puoi chiamare la società del Fondanelli, io chiamavo, se mi diceva no, tornavo indietro. No, ma io diretto te lo dico, io non ricordo bene, la sera mi chiamo il ragazzo, era alla mente e mi disse che era stato chiamato, non mi ricordo da chi, per andare al termine. Io la prima cosa che gli dissi, 10.000, 20.000, 100.000, dissi, Manuel, dimmi tu che vuoi fare. Se tu mi dici vuoi restare, per me, per la società ti abbiamo preso, puoi restare. È chiaro che se tu mi dici che vuoi andare via, mi fai chiamare dalla società, dal Teramo, e poi ci sediamo noi. Ma prima mi devi dire tu cosa vuoi fare. Prima io voglio restare qui perché ti ho dato la parola. Allora vedi, che chiamo a fare io? Io ho chiesto a lui, ma tu cosa avresti fatto? Chiedi al giocatore, se vuoi andare via, parliamo. Se tu mi dici che vuoi restare, noi non ti vogliamo togliere perché ti abbiamo preso.
però se tu dici voglio andare via, non è che ti posso tenere per forza legato, no, tu mi dici andare via, mi fai chiamare dal direttore e troviamo una soluzione. Io ti ho fatto quell'esempio perché perché se tu me lo dici, a uno mi dice a ottobre, io avrei preso Di Sante e De Angelis, pure io prenderei Neymar e Mbappé, che significa? Cioè, ma non sono miei, sono arrivati a settembre, probabilmente, sì, come ho sempre detto, se io stavo a luglio in promozione a Teramo, probabilmente Di Sante stava da me. Cioè, l'anno prima Di Sante, l'anno prima stava da me, poi si è fermato col Covid, poi andò all'Aquila, è chiaro che io non posso competere con Teramo o con l'Aquila, è ovvio. Anche se quindi... di più, per assurdo, ma non posso competere con le piazze così importanti. Uguale, non cambia niente, ma il discorso è che dare i consigli dopo, e dopo è facile, come dire, fai il campionato a fine anno, fai il campionato e io avrei preso l'attaccante di un'altra squadra che ha fatto 28 gol, il tuo ne ha fatti 15, avrei preso quello. Ho capito, ma mica se prendevi quello era sicuro che faceva 28 da te. Quindi a parlare del nulla costo, allora, vado agli ultimi due messaggi e poi andiamo al Pretuziano che siamo in ritardo, anzi chiedo scusa ai web spettatori, anche a Paolo d'Ercole se li stiamo rubando qualche minuto in più. No, adesso arriva la parte più bella, quella che piace a Paolo d'Ercole, arriva il Pretuziano, quindi resterà volentieri qualche minuto in più, però leggo gli ultimi due messaggi. Ma la vignetta ci siamo scordati, Andrea. La vignetta arriverà anche, dopo il Pretuziano arriverà anche la vignetta. Intanto leggo questo messaggio perché c'è un ulteriore nome, riprendiamo Arrigoni, ci dice Gotek 3 Devil, pure Arrigoni vogliamo riportare. Beh vabbè, Arrigoni ha lasciato allora, un po' il segno. Adesso vi do uno degli obiettivi. Gianluca Lapadula. Va bene, andiamo all'ultimo messaggio, dai. All'ultimo messaggio. Allora vedi che non mi va bene se vi faccio i nomi. Vado all'ultimo messaggio. Però, anche però perché non è di... Però se non lo pigli dopo ti critichiamo, Tu l'hai detto tu, no? Vado all'ultimo messaggio che non è diretto a Paolo d'Ercole, ma è diretto, pensate un po' a chi, a Marco De Antonis. Allora, Nicola Mignogna dice a Marco De Antonis che vi segue, è vero, Marco ci segue, mi riporti i cannoli dalla Sicilia? Marco, te l'ha chiesto in diretta, quindi devi riportare anche i cannoli dalla Sicilia. Nicola, se tornano in pullman rischi che sono andati a mare, quindi ti conviene. Comunque Marco Casti dice che la Padula lo vado a prendere a spese mie, ti dice, quindi ci va lui allora a prendere. Sta a posto. Molto sereno. Se gli dice a spese sue, ci va sicuro. Vabbè, vedo che già siamo entrati in clima pretuziano, siamo già entrati in clima pretuziano. Ci accompagno io con la macchina mia, quindi ci metto anche la benzina, poca. Dopo dimmi male. La benzina e l'autostrada. Allora, vedo che siamo entrati in clima pretuziano perché è arrivato il Pretuziano. Allora, le controinterviste che sono un po' particolari questa sera. Più che controinterviste mi sembrano più, non so, controdomande, non lo so, vediamo adesso che cosa ha proposto. Però allora, la vediamo, naturalmente noi restiamo accanto lì alla schermata, quindi ci vediamo pure noi. E avrà il diritto di parlare su queste controinterviste soltanto Paolo d'Ercole e capirà tra poco perché e quando soprattutto potrà parlare. Adesso ci andiamo a sentire il Pretuziano che arriva, eccolo qui, solo qualche secondo perché è veramente un qualcosa di particolare, interattivo questa sera, eccolo qui che arriva, il Pretuziano, Marino Cardelli, eccolo qua, le controinterviste. LS, ho diretto, c'è il capitete Andratod, ma ancora un dell'imbiri che quando ti chiama da Loisio, che se vieni a Biancorossi ti inventa le scuse. Inventati qualcosa, no? Mi dici, Andrei, non posso avere massa perché ti inghi puta la leve. Quale ti dici, diretto, ma che ti dici, ma è puta la leve la notte, ci vedi, è puta la leve. E tu gli puoi dire, Andrei, io sono un potatore esperto, poto la notte, quando la pianta, capite, quello che ne sa da Loisio, che ne sa? Vedi come ti ha tutto questo massara, ti ha pietà pallonate, che le domande? Però, mo ci capite, allora un po' di domande te le faccio pure io. E questa sera, per la prima volta, faremo un esperimento. Facciamo un esperimento mai provato prima in trasmissione. L'esperimento si chiama 10 domande per Paolo d'Ercole. Matto pure l'occhiale! Allora, direttore, il quiz funziona così, io ti faccio la domanda. Poi dico ad Andrea di stoppare il video e tu rispondi. Marco, mandi però, direttore, risposte brevi, sennò facciamo i urne.
Bene, prima di cominciare però, visto che il direttore è molto diplomatico e alle volte sfuggevole, io sta botta lungar. Direttore, facciamo un giuramento. Giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità? Sì, no, lo giuro. Lo giuro, lo giuro. Benissimo, diretto, mo sei sotto giuramento e non può scappare, eh? Allora, prima domanda. Qua con gli occhiali non ci tanto vedo bene, perché probabilmente sono finti, ma io giustamente non mi posso permettere gli occhiali che porta il direttore Paolo d'Ercole. A proposito, su occhiale mi pare che costa parecchio. La prima domanda per l'appunto è questa. Più di uno, più di due o più di tre? Direttore, quando pay di stipendio? Meno di quello che uno pensa, però sono contento che faccio il lavoro che mi piace. Benissimo, direttore, visto che comunque pieno belli stipendi, no? Ci stavamo chiedendo, non di Biancorossi. Quando è che ci porta a magnà? E questa è la seconda domanda, vai. Allora, su questo io ho detto più volte che quando tornavi dall'Inghilterra, se avevi un minimo di umiltà di stare anche con gli esseri umani, quelli poveri, io mi prosto tranquillamente a offrire una cena a voi e sarei felice di farlo. Allora, andiamo avanti. La terza domanda per il direttore d'Ercole è la seguente. Premio promozione o premio Coppa Italia? Quali premi ha previsto il press? Promozione, sì, vabbè, quello sì, vabbè. Il premio è un premio, non lo so. Porta sfiga, non lo so, non lo rispondo questo. Quello di chiedere al presidente, se era previsto il prestito, lo prevede il presidente, lo risponde lui. Domanda numero 4. Sì o no? State compriti l'elmet per Paternò? Mi sa che ci serve, sicuramente ci serve. Io me lo compro per me. Domanda numero 5. Di Egidio o Ferraioli? Chi è che se te dava da sposare a Terracina quando le tifose avevano a portare la serenata sotto l'albergo? Non la so questa, non conosco la risposta. Vennero i tifosi del Terracina sotto l'albergo Fa a casotto. fare casino prima della partita. Mi hanno detto che spararono dei botti sotto prima della partita, però penso che erano più per Stefano, perché poi il giorno dopo Stefano diciamo che era ancora in albergo. Domanda numero 6. Più di 100, più di 200, più di 300. Quante date del budget per fare la squadra quest'anno, presidente Di Antonio? Risponderà il presidente perché è il suo budget, quindi il budget è giusto per fare una squadra di calcio in eccellenza. Domanda numero 7. Più di 100, più di 200 o più di 300? Quando ti aspetti invece l'anno prossimo per la Serie D dal press? Spero che a me mi dia più di 300, ma personalmente, poi per la squadra non lo so. Domanda numero 8. Di Antonio o di Antonio Paoluzzi? Chi è che comanda veramente Sant'Andrea? Di Antonio Paolucci, normale. Domanda numero 9. Una, più di una o nessuna? Quante copie del libro Casuccesso del presidente Di Antonio ti comprate? Diretto, attenzione che sei sotto giuramento e se l'hai letto mi dici pure se ci capite qualcosa. Uno l'ho comprato e me l'ha anche autografato e sono sincero, ho letto fino a metà, ho letto, devo finirlo a leggere. Era molto interessante. Benissimo, siamo quindi arrivati all'ultima domanda. L'occhiale finde me lo posso levare. L'ultima domanda è, a parte i libri, qual è il peggior difetto del presidente Di Antonio? Nessuno, nessuno. Però una cosa, parla più di me e quindi per me non è un difetto,
Però parla più di me e di compagnia. Oh, direttore, il quiz è finito, però permettimi una domanda bonus. Mo' te ne affitti 150, mo' uno di più, uno di meno, chi cani. Allora, la domanda è la seguente. Sorgentone, Izzotti, D'Aloisio o Pace, su un'isola deserta, che ti porti? Posso scegliere nessuno? No, posso scegliere, vero? Non lo so. Poi. Voglio stare da solo, voglio stare. No, serve per tutti quanti. È importante che qualcuno sa cucinare, non mangi troppo. Vedi, non ci ha messo il pretuziano, perché sennò avresti scelto sicuramente il pretuziano. Nell'isola deserta Comunque, direttore, ti posso assicurare che il Pretuziano, quando sta Comunque qui, non è finita, eh? Ancora deve aspetta, finire. comunque, giusto per, e quando sta qui ci viene a cena. L'anno scorso non ha avuto tempo perché giustamente tornato veloce. Cioè, 2 anni fa è venuto a cena con noi. Siamo a cena, c'era pure Antonio Paruzzi, Marco Pace, Andrea. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e ti posso dire che conviene pure portarselo perché siamo andati in un bellissimo posto, ma non dico dove, da là del Vomano per non fare la marchetta. Abbiamo mangiato, ci ha offerto la cena. E dice, no, ma va bene, lo offri a lui, ma noi che c'entriamo? No, non è pagato. Siccome sai, la notte era giovane, era d'estate, le ferie, l'Ubinicotta, l'agenzia, una cosa era, diciamo che abbiamo un po' abbondato. Perché pagare il conto? Quanto costi queste bottiglie che ci ho bevuto? Niente, offre per il pretuziano, scusa, ma mi fai vergognare perché noi sembra che stiamo bene perché non paghiamo, noi beviamo perché, cioè, perché siamo viziosi, perché ci piace. Poi la sera abbiamo inventato Allora, burro, diamoci a abbiamo sentire la inventato battuta burro un po', finale. quindi è stata una storia. Ti dico una cosa, se il pretuziano c'ha ancora gli audio che ha registrato quella sera, ci stava pure Antonio Paoluzzi, io penso che andiamo in galera tutti quanti. Perché c'è una posizione importante, Antonio, Quindi ve lo dico. Se ci sono ancora Non quei. parliamo di registrazione di audio, Umberto, che qui vicino è successo di tutto con registrazione di audio, per No, i favore. nostri non erano fuori onda, erano fuori di testa, è diversa la cosa perché a quell'ora c'era fuori di testa e ti posso dire che tra sigle e vino cotto, se escono fuori che ci siamo rovinati la reputazione di tutti Finiamoci a quanti. sentire la clip del Pretuziano, eccola qua. Bene, mo' il quiz è veramente finito, mo' la pace, sono veramente, facciamo notte. E quindi colgo l'occasione per augurare a tutti una buona Pasqua. Voi che potete usufruire, diciamo così, di tutte le prelibatezze abruzzesi, io invece mi mangio, non lo so, mangio fish and chips, giorno di Pasqua, sai com'è, per cagnà. Ebbene voi, mangiate, buttatevi. Però, mangiate in grazia di Dei, non mi mandate le foto delle cose che vi state a mangiare, che vi puzzassate a strozzare, no. L'anno scorso uguale, oh, guarda un po' che mi stinga a mangiare, vambo stugnito, vambo le mazzarelle, vambo la chitarra, vambo. Vambo, ma ti arrivano papagni e ti faccio girare la faccia dall'altra parte. Sempre con grande rispetto per tutti e senza maleducazione, eh? Beh, sta fatta una certa, mo. Buona Pasqua a tutti, belli e brutti. E la buona Pasqua la mandiamo anche noi, Assolutamente. oltre Alpe, in Inghilterra, a Marino Cardelli, Pretuzia. Comunque ha detto che Paolo d'Ercole in estate viene a cena con noi, quindi quando ritorna il Pretuziano. Assolutamente sì, non vedo l'ora. Bene, bene. Allora, Pure là ti devi mettere il metto però, perché le nostre cene sono sempre movimentate, o per una questione di vino, o per una questione di altro, mai che sia Vogliamo una andare a cosa vedere la normale. vignetta? Facciamo rientrare Marco Pace. Eccolo qui. Che Marco, l'è finita la vignetta, sì? Oggi veramente protagonista Paolo, Anche per la vignetta è protagonista. Sì, certo che è finita. Beh, è durata 3 ore la trasmissione, non lo finivo. Quasi due ore e Come ai bei mezza, tempi, vero? Marco, quando si sforava di 1 ora e mezza. Bellissimo, però. Mi sono divertito, dai. Beh, Allora, andiamo comunque a devo dire vedere. che Paolo, io gli ho fatto un cappello che, di Cristoforo Colombo, che sta sulla. Però sembra un elmetto, guarda. Apri, allarga, allarga. Sulla caravella l'hai messo. Che dice? Terra, terra. Vedere obiettivo. L'obiettivo la B, eh?
Allora, eccola qui la vignetta, la faccio vedere a campo largo. Grazie, Sulla sei molto caramella, bravo. un novello Cristoforo Colombo, eccolo qui. Cristoforo Colombo. Vedi, Comunque, quando per Marco. dare una per dare una notizia a Paolo, siccome si parlava di Antonio Paoluzzi, era a Mociano, eh. A Non vedere voglio la dire partita. altro. Eccolo qua. Terra, 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 terra. La terra si vede sempre più vicina, vero? Sì, e la terra è identificata come, che ne so, tutti Lo gli sa obiettivi Paolo che come è si è proposto. identificata, lo sa Paolo, lo sa Paolo. Intanto gli obiettivi di quest'anno che stanno Vabbè, arrivando. intanto si vede la terra, intanto si vede, Si vero? vede, si vede, si vede. Paolo? Adesso bisogna raggiungere. No, Bisogna toccare terra e baciarla la terra, come si fa quando si scende, quando si però arriva. ci sono delle nuvolette in fondo, però si vede bene, dai. È Arriva, arriva, sereno, arriva, vedi, è arriva. sereno. È sereno, è Proposito, sereno, la barca poteva essere usata per attraversare lo stretto e arrivare a Pacerno, visto che non sappiamo come andare, abbiamo il galeone, andiamo con quello. Non lo so, magari partiamo da Giuliano, ci diamo in forno. Allora, facciamo così, siamo intanto complimenti Marco, spettacolare come sempre la vignetta. Quando la porti? Marco, quando Come? gliela porti? Quando gliela porti? La vuoi? Marco, no, allora, è una domanda da Sì. fare? No, non è una domanda da fare, per me è scontato che tu me la porti. Va bene. Scusa Andrea, Quando vuoi. io vengo in trasmissione, mi fai fare 3 ore di trasmissione e Marco non mi vuole dare la manca vignetta. No, infatti, no, assolutamente no. Niente al Ti sei fatto direttore. fare pure 11, anzi, domande dal Pretuziano. Abbiamo sperimentato un'interazione non in diretta tra i due. Ma questo Allora, progetto che se Marco aveva coordinato. vinciamo a Paternò te la porto a piedi dovunque tu sai, sei, sarai. Capite, ma perché devo dipendere io da quelli che fagli meno dopo i giocatori se non vinciamo Allora, ho intanto l'ultimo messaggio, poi andiamo ai saluti, perché è ora, eh. Francis, se riportate Gianluca Lapadura a Teramo, organizziamo una colletta per raggiungere la somma addirittura. Marco, facciamo così, la vignetta gliela consegni a Firenze. Bravo, bravo, ci sto. A Firenze. Io Vedi? già ho No, il fine. posto, Sempre il là posto chi è riservato sul Marco? pullman, già sono sul A pullman Firenze. io. Sì, già si parte. Fate gli scongiuri Allora, dovuti, ma è così. vogliamo chiudere? Sono le 22:58. Abbiamo sforato di 28 minuti. Poi voi bello bello ve ne andate. Io mi devo ancora vedere tutti i minuti invece del Teramo Paternò dell'andata e dei due Teramo Paternò giocati nel 2002 e nel 2004, terminate 0-0, perché ci sono altri 6-7 minuti di trasmissione prima della sigla. Però intanto io a voi vi ringrazio e vi saluto. Quindi ringrazio particolarmente Paolo D'Ercole. In bocca al lupo per Grazie. tutto, naturalmente. Grazie a Grazie, voi e naturalmente. auguri di... Scusami Andrea, se posso fare tanti auguri di buona Pasqua a Come tutti no? voi, Buona alla Pasqua. vostra famiglia, a tutti i nostri tifosi e ai miei ragazzi lo farò presto. Buona Pasqua naturalmente anche a te Paolo. Grazie naturalmente anche a Umberto Sorgentone, Domenico Izzotti, Marco Pace, il Pretuziano Marino Cardelli, Giusy Cingoli che cura le interviste. A tutti naturalmente auguri di buona Pasqua, che naturalmente estendo a tutti i web spettatori di Biancorossi. Noi non ci ritroviamo lunedì prossimo, che è lunedì Pasquetta, almeno un lunedì ci riposiamo. Per la prima volta ci fermiamo di lunedì Pasquetta, Al perché negli mese di altri anni siamo agosto, andati. anche se è agosto. Umberto, gli altri anni siamo andati in onda lunedì Pasquetta. Questo è il primo lunedì Pasquetta che mi fermo. Perché fermo il campionato? Perché gli altri anni si giocava al sabato, al venerdì, però poi bisognava commentare la partita giocata al lunedì. E quindi, mentre gli altri facevano le gite fuori porta, eccetera, noi lunedì sera dovevamo fare la trasmissione. Quest'anno fermo il Promettici campionato, però ci che fermiamo anche noi. Onoriamo la Pasquetta anche tra 2 settimane non ci costringerai a pesarci prima di noi. No, trasmissione, perché no, sennò in sarà diretta no.
Non mangiamo fish and chips come prenuziale. Grazie a tutti e ci lasciamo con le immagini quindi delle due sfide tra Teramo e tra Paternò e Teramo, anzi, giocate a Paternò le date volevo ritrovare, eccole qui, 13 ottobre 2002 ed 8 febbraio 2004, entrambe finite 0-0, anche per rivedere un po' questo campo che è anche un po' cambiato, però è sempre quello, il Falcone Borsellino, insomma. Grazie a tutti e a tra 14 giorni. Ciao a Auguro di tutti. buona Pasqua a tutti Buona e ci Pasqua a tutti. ritroviamo lunedì Auguri. 8 aprile. Auguri a tutti. Ciao. Bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots.
shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Se che ti avevamo tu, ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube, perché se no combatta po gli mangazza e bello non è. Biancorossi su YouTube, perché se no combatta po gli mangazza e bello non è. Forza, 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 vecchio, 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 cuore, cuore, biancorosso, biancorosso. Se che ti avevamo tu, ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube, perché se no combatta po gli mangazza e bello non è. Forza, 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 vecchio, 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 cuore, cuore, biancorosso, biancorosso. Forza, 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 vecchio, 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 cuore, cuore, biancorosso. Da questi gradoni gridare lo voglio. Teramo, calcio, d'Abruzzo l'orgoglio. Antica interamnia, colonia fiorente. Nel DNA sì, di tutta la gente che vive, che ama, che lotta, che crede. Passione che fa, biancorossa la fede. Noi siamo il Teramo, sulle mani combà. Noi siamo il Teramo, che sti fa di Acandà. Noi siamo il Teramo, siamo noi punta e basta. La dette l'undiava, la termenze passa. Disse l'undiava, la capri e luce. Zambine e tu Lupetic, insieme con me facciamolo. 13 era il 15 luglio 19-13. Giurai amore a questi colori, lu bianca e lu roche, mascalle e lu cuore. Guardala bene la maglia che indosso, perché il mio destino è biancorosso. Noi siamo il Teramo, sulle mani combà. Noi siamo il Teramo, che si fa di Acandà. Noi siamo il Teramo, siamo noi punta e basta. La dette l'udiava, la termenze passa. Noi siamo il Teramo, sulle mani combà. Noi siamo il Teramo, che sti fa di Acandà. Noi siamo il Teramo, siamo noi punta e basta. La dette l'udiava, la termenze passa. Go!
come una vecchia canzone d'amore col cuore cantavano sempre gli ultra. Non mi ricordo le vere parole, ma faceva tipo la 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 la. La voglio di nuovo cantare, racconti epici dal comunale, modi diversi di amare e lottare, per questo Teramo, a lo parlare, siamo il Teramo, sulle mani con mano, siamo il Teramo, noi siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la dette ludiave, la termenze passa, siamo il Teramo, sulle mani con mano, siamo il Teramo. Siamo noi punte past, la dette l'unchiave, la termenze pass. Eli scrippelle, gheli mazzarelle, chitarra, pallotte, 200 rustelle, sti uno da stadio per ogni momento, 100% 6400. Noi siamo il Teramo, sulle mani con bando. Noi siamo il Teramo, che sti fari a cantare. Noi siamo il Teramo, siamo noi punte past, la dette l'unchiave, la termenze pass. Siamo il Teramo, sulle mani con bando. Noi siamo il Teramo, siamo il Teramo, siamo noi punte basta, la dette l'udiave, la termenze basta, siamo il Teramo, sulle mani con bando, siamo il Teramo, che sti fari a cantando, siamo il Teramo, siamo noi punte basta, la dette l'udiave, la termenze basta, forza, vecchio, cuore, bianco rosso, forza, vecchio, cuore, bianco rosso, che ti avevamo tu, ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube, perché sennò combatta po gli mangazza e bello non è. Sennò combatta po' gli mangazza e bello non è.